Prego, Rita. Tocca a te. Prego. Allora, posso andare, quindi mi date il via. Okay, allora non c'è. Sono un po' troppo centrale, quindi mi sento un po' a disagio, però insomma sarò molto breve per ringraziarmi innanzitutto di essere venuti al workshop. Questa iniziativa, metto subito nel vivo della questione, questa iniziativa rientra in un percorso che poi sfocia nel Meggi Festival, che avverrà, il Festival della Letteratura, che avverrà il 9, il 10 e il 11 luglio, come riferimento il chiostro di Lamezia Terme. Il workshop, nonché le altre iniziative prima del festival, rientrano in un progetto che ci è stato finanziato all'associazione Open Space, di cui faccio parte, un progetto appunto che praticamente è la seconda edizione e prevede tutta questa serie di iniziative, tra cui l'argomentazione della ecocompatibilità, dell'ecosostenibilità, che è un'argomentazione di carattere ambientale, che rientra anche in quelle che sono le argomentazioni non soltanto del festival, ma di tutto il percorso di Ormeggi e quindi delle iniziative di Open. Per cui rinnovo ancora una volta il ringraziamento, entriamo subito nel vivo, anche perché l'argomentazione è ricca e molto piena e soprattutto per quanto mi riguarda molto nuova e quasi impossibile per alcuni aspetti. Prima di cominciare io vorrei dare la parola a Dario Natale, che è praticamente colui che ha ospitato qui la nostra manifestazione e che ospiterà anche un'altra serie di iniziative proprio che rientrano nel progetto stesso. Dario. Grazie, Sapalcata. No, intanto grazie, Rita, grazie. Benvenuti a tutti al Tip Teatro, che è questo spazio indipendente che da 4 anni è aperto qui nella città. Qui facciamo molte cose, dai laboratori di tecnica teatrale fino appunto ad ospitare queste bellissime iniziative. Poi con Open abbiamo messo in piedi. Siamo veterani ormai, siamo matrimonio. È un sodalizio. E quindi siamo sempre felici quando abbiamo la possibilità di collaborare, di stare abbracciati intorno a un progetto. Non voglio davvero altro spazio. Grazie a te. Grazie Rita, grazie Dario. Allora, io vi do il benvenuto a questo workshop. Ci sono persone che ci stanno seguendo in diretta e ci sono altre persone che ci seguiranno dalla telecamera che è guidata da Riccardo Cristiano e che sta lì sopra. Io mi associo ai ringraziamenti. Prima di tutto voglio ringraziare naturalmente Dario con il Tip Teatro. Voglio ringraziare l'organizzazione di Ormeggi Festival, che è rappresentata da Rita Giura, poi arriveranno anche degli altri rappresentanti più tardi. E voglio ringraziare Paolo Giura e Stefania Scarfò, che fanno parte dell'ufficio stampa di Ormeggi, che ci hanno dato grande supporto in questi giorni per promuovere l'iniziativa, che una parte si svolge oggi pomeriggio e un'altra parte si svolgerà domani pomeriggio a Cledo. Poi voglio ringraziare naturalmente Riccardo Cristiano, che ha la parte tecnica, quindi diretto Facebook e registrazione. Voglio ringraziare Francesco Scarpino, che naturalmente fa parte dei nostri relatori e che poi dopo condurrà una relazione. Voglio ringraziare Claudia Dei, che non è presente qui, però la vedremo in una video intervista dopo, dell'azienda Rubner, e l'azienda Rubner è rappresentata oggi da Giampaolo Pisani, che con la sua consorte è venuta a farci compagnia. Grazie naturalmente a tutti voi che siete qui, grazie a chi ci segue online, grazie a chi avrà la pazienza di seguirci anche in differita successivamente, appena questi video saranno pronti, ma saranno pronti già all'inizio della settimana. Allora, io ho cercato di dare il taglio più divulgativo possibile a queste tematiche, perché parleremo di plastica, parleremo di amianto, parleremo di impatto ambientale dell'edilizia e come potenzialmente si può fare la riconversione dell'edilizia dal acciaio, cemento, mattoni verso il legno, e quali sono le opportunità che questa conversione ci dà in un contesto anche italiano dove vedete che non si fa altro che parlare appunto di riconversione ecologica, di rigenerazione urbana e quant'altro.
ho cercato di eliminare il più possibile dei tecnicismi. L'unica parte un po' più tecnica sarà quella di Francesco, ma sono sicuro che la renderà la più leggera possibile. Ok? Confido molto in te, mi raccomando. Allora, ci sono delle slide, però le slide sono davvero poche, perché ci servono soltanto come traccia. Andiamo a vedere che cosa c'è scritto su questa prima slide, e quindi partiamo con una parte proprio forte di questo workshop, e che lo apre. Allora, cosa dice la slide? Da un'inchiesta realizzata dalla trasmissione Patti Chiari, messa in onda dalla radio televisione svizzera, la RSI, il 2 maggio del 2021, quindi stiamo dando dati che sono assolutamente freschi e per l'Italia inediti, anche perché, tranne se uno non è abbonato in modo proprio specifico e speciale, la radio della televisione svizzera italiana in Italia non si prende. Non è in chiaro. Questa trasmissione, Patti Chiari, è condotta dal giornalista Lorenzo Mammone, e questo reportage ha proprio questo titolo, Balle di plastica, ok? Che evoca un po' la raccolta differenziata con le balle di plastica, però evoca anche le balle, vale a dire magari di cose che uno conosce, che invece magari si dimostrano in un'altra maniera. Ecco. Che cos'è Patti Chiari? Patti Chiari è una trasmissione in difesa dei consumatori. Non lo so se ancora esiste in Italia Mi manda Rai 3, l'equivalente della vecchia Mi manda Rai 3, non lo so se ancora c'è. Ed è una trasmissione che è in piedi da tanti anni, poi comunque il servizio radio televisivo svizzero è molto serio, e quindi ci si può affidare abbastanza bene a queste inchieste. Qual è stata la conclusione sulla plastica? Che il riciclaggio della plastica alla fine porta e qui cito testualmente, un abbaglio collettivo, perché lo sforzo della raccolta differenziata dal riciclo della plastica non porta a quel grande vantaggio che noi ci aspetteremmo. E questo è assolutamente sorprendente. E analizziamo un po' il contesto. Siamo in Svizzera, non siamo in Italia, volutamente. Perché in Svizzera? Per parlare di plastica. Per due ragioni. La Svizzera è il paese europeo che produce più rifiuti di plastica in tutto il contesto europeo. 100 kg all'anno, è spaventoso, è tantissimo. La media europea è meno della metà. Gli svizzeri hanno questa particolarità di consumare molta plastica, quindi molti prodotti di plastica, e di produrre conseguentemente tanti rifiuti di plastica. Quasi tre volte la media europea. La raccolta differenziata però in Svizzera, e io sono andato a prendere questi dati lì e li ho voluti lì, perché in Svizzera c'è una mentalità ambientalista che è molto avanti e molto più evoluta rispetto per esempio a quella italiana. La possiamo paragonare, questa mentalità ambientalista, molto facilmente ai paesi del nord, dove c'è una maggiore sensibilità. Io ho avuto un'esperienza in Svizzera, ci ho vissuto 4 anni, dal 1989 al 1993, che se ci penso sono passati 28 anni e non me ne sono nemmeno accorto, mi sembra quasi ieri, la cosa un po' mi spaventa. Allora, facciamo un po' mente locale, ciao Antonio, accomodati pure, guarda, c'è posto qui. Se faccio un po' mente locale, no, e ritorno indietro di 27-28 anni, io non ricordo assolutamente che in Italia proprio si pensava lontanamente al riciclo. Cioè tu avevi il sacchetto, la busta, il bustone, il cartone, quello che ti pareva, ce lo portavi vicino al cassonetto, c'era qualcuno che passava, e 30 anni fa oggettivamente in Italia andava quasi tutto quanto in discarica. Cioè il concetto di riciclare, riciclaggio, recupero dei materiali, sono tutte quante cose che sono venute dopo. Fra l'89 e il 93 invece io stavo in cucina, e quando ci avevi a che fare col famoso barattolo di pomodoro pelato, allora lì dovevi fare attenzione. E perché? Aprivi questo barattolo di pomodoro pelato, cioè all'epoca non si apriva a clip come si aprono oggi, c'erano proprio gli apriscatole, quelli manuali, no? Eccetera, eccetera. Okay. Fatta questa operazione, se non ti eri ferito, utilizzavi il tuo pomodoro pelato, dopo dovevi incominciare a sciacquare la lattina, perché non si poteva buttare sporca.
ma non sia mai che tu non staccavi l'etichetta di carta, perché quello era un altro materiale, quindi non potevi fare il multimateriale, materiale. La lattina che era d'alluminio andava in un posto, l'etichetta di carta fatta apposta per essere staccata facilmente, non la dovevi separare naturalmente nella carta. In più sono andato in Svizzera perché la Svizzera ha un sistema istituzionale molto particolare, ripeto quello di prima. In Svizzera c'è una grande coscienza ambientale e poi c'è anche un sistema istituzionale particolare, che è un sistema federale a cantoni. I cantoni equivalgono più o meno alle nostre regioni, però hanno grandissime autonomie in più rispetto alle regioni italiane. E in più in Svizzera c'è l'istituto del referendum, non soltanto quello abrogativo, perché tu in Italia il referendum puoi soltanto tagliare una legge o una pezzettina di legge. In Svizzera invece si può votare su temi, quindi il referendum può essere propositivo. Non si contano più i referendum a livello ambientale che sono stati votati in Svizzera. In Svizzera si vota tutti gli anni, cosa che in Italia sarebbe impensabile, perché c'è una grande partecipazione, cioè è tenuta in grandissima considerazione la partecipazione diretta dei cittadini nelle scelte importanti che lo Stato o il cantone, quindi la tua regione, fa. Pensate un po' che cosa è successo quando alle porte di Bellinzona, Bellinzona è il capoluogo della regione ticinese, del canton Ticino, si parla lingua italiana, è un po' l'equivalente di Catanzaro per noi, ok? Però su due pianeti un po' diversi, c'è una certa differenza. E lì alle porte di Bellinzona, nel comune di Giubiasco, che è una conurbazione, non c'è soluzione di continuità con la città di Bellinzona e la città di Giubiasco, poco fuori Giubiasco, uno dei più grandi generatori, anzi, termovalorizzatori della Svizzera. Immaginate un po' che cosa può essere accaduto là. È successo poco. Hanno fatto pure un referendum. Hanno detto che lo volevano i cittadini, questo termovalorizzatore. Cose che in Italia sono impensabili. Pensate che in Svizzera il sistema del referendum fa votare addirittura sul fisco. E non più di 3 anni fa c'è stato un referendum su una questione fiscale dove si potevano risparmiare dei soldi e i cittadini coscienziosamente hanno detto no, lasciamo le cose così come stanno, pagando di più. Ok? Ecco perché mi sono affidato per questa ricerca e anche per fare delle comparazioni con la Svizzera, perché ci sono, diciamo, dei dati molto interessanti da andare ad analizzare. E cominciamo a vedere qualche cosa. Queste sigle vi dicono qualcosa? Non c'è la risposta giusta o sbagliata, eh? Esponetevi, perché nessuno vi dirà hai detto sbagliato, hai detto giusto. Vi dicono qualcosa queste sigle? Quante volte si può usare, alza la voce. Quante volte si può utilizzare la confezione plastica? No, queste sigle sono 7, sono i 7 tipi di plastica che esistono. Si incomincia dal primo, noi lo chiamiamo Cadalae in Italia, PET, ok? Che non è da confondere col cibo degli animali o quelle cose là, ma il polipropilene, eccetera, eccetera, dei parole un po' complicati. E il PET generalmente è la plastica che si utilizza per la Coca-Cola, per l'acqua minerale, per le bibite, per l'acqua, per questa roba qua. Poi ci sono tutti gli altri. Vedete, questa è una cosa importante, perché non tutte le plastiche, per esempio, possono essere riciclate. Oltre naturalmente al PET, al PEHP, al PVC, il PVC magari suona meglio, no? È la plastica dei tubi dell'acqua, per capirci. PLB, PP, il PS, che è il polistirolo lo conosciamo prima da tutti, poi c'è la PS. Poi però attenzione, perché nella plastica ci sono dei materiali compositi come i giocattoli per bambini c'è tanta plastica, però all'interno troviamo anche il legno, troviamo l'acciaio, troviamo tutta una serie, e quelli sono prodotti che oggettivamente è difficile da riciclare. C'è un giocattolo, come, che fai? O lo fai a pezzi e quindi vai a buttare le varie cose dove vanno buttate, e oppure se un giocattolo non serve più va in discarica o va al
termovalorizzatore o all'inceneritore, no? Da noi abbiamo più inceneritore che termovalorizzatore. Poi ci sono materiali compositi termosoldati come le vaschette per la conservazione degli alimenti, dove tu c'hai la parte di sotto che è un materiale e la parte di sopra che è termosoldata che è un altro. Dove naturalmente questa roba qua, che cosa facciamo? La mettiamo tutta nella plastica. In Svizzera ci sono dei comuni, perché poi questa confederazione ha, diciamo, le autonomie sono molto spinte, no? Quindi le autonomie delle regioni che sono i cantoni poi si riproducono con ulteriore altre autonomie sui comuni, quindi magari a Bellinzona hai un solo sacco che chiamano Summer Sack, dove tutti i materiali plastici finiscono in un contenitore, e poi invece hai dei comuni dove di contenitori ne hai 6 e devi fare delle operazioni. Deve fare delle operazioni di riciclaggio, di differenziare la differenziata. Puoi avere fino a 6 cose diverse. Dopo vi faccio vedere delle cose che sono quasi sicuro che pochi conoscono sul materiale che noi utilizziamo tutti i giorni. La plastica che viene raccolta in Svizzera, perché ora torniamo all'argomento principale. L'argomento principale è riciclare la plastica, differenziare la plastica e riciclarla. Da uno studio svizzero è il risultato che non porta quel grande beneficio che non ci aspetteremmo. E se in Svizzera non porta questo beneficio, in Italia, che ancora siamo molto indietro con i sistemi di riciclaggio, di riuso, di recupero, come siamo messi? Siamo messi sicuramente peggio. Torniamo, diciamo, alla domanda iniziale, perché in Svizzera, che c'è questa raccolta differenziata spinta, dovete pensare che nel primo passaggio, vale a dire l'omino che ti viene a raccogliere il tuo sacco e lo porta al centro dove viene smistata, già lì il 30% di questa plastica non può essere riutilizzata, quindi va direttamente all'inceneritore o al termovalorizzatore. Poi ci torniamo su questo. Partite dal presupposto che la termovalorizzazione è conveniente, la plastica è un ottimo carburante per far funzionare il termovalorizzatore. Il termovalorizzatore può produrre energia elettrica attraverso il calore, quindi il riscaldamento di acqua o di liquidi, oppure attraverso il vapore acqueo, e poi può produrre una certa cosa che in Italia è ancora molto sconosciuta, che è il teleriscaldamento. Quindi l'acqua calda che ti arriva al rubinetto di casa, non dallo scaldino o da altri sistemi, ma che ti arriva dal termovalorizzatore. Naturalmente per il teleriscaldamento ci vogliono le condizioni adatte, perché se tu il termovalorizzatore ce l'hai a 100 km e ti arriva l'acqua fredda, non risolvi niente. A Giubiasco no, a Bellinzona l'acqua arriva calda più o meno in tutta la città dove arriva il teleriscaldamento, perché il termovalorizzatore ce l'hanno alle porte della città, non ce l'hanno, voglio dire, a 100 km. Nel secondo passaggio, quindi il primo passaggio è quello dove si sgrossa il materiale in Svizzera, no? Ci sono queste aziende che ricevono tutta questa plastica, e quindi ci sono prima dei macchinari e in alcuni casi anche proprio delle persone fisiche che vanno a scartare questi rifiuti. Il secondo passaggio è un affinamento ulteriore, perché è importante il secondo passaggio, no? Tu devi affinare ulteriormente tutti quei materiali che abbiamo visto prima, il PET, il PE, il PVC, eccetera, eccetera, perché non si possono rimescolare. Se si rimescolano non li puoi riutilizzare più per niente. Quindi è importante, e lì si perde un altro 40%. Quindi abbiamo visto che sulla plastica stiamo mettendo in piedi in Italia e in altri paesi europei, hanno messo in piedi delle macchine gigantesche per fare la raccolta differenziata, dove poi un 50-60% comunque o va in discarica oppure va bruciato. Adesso un altro elemento: la plastica è ecocompatibile o ecosostenibile? Questo è un concetto importante, non tutto quello che è ecocompatibile è anche sostenibile. Dopo parleremo di legno, di case di legno per esempio, no? Come avete visto sull'annuncio del workshop. Il legno è sicuramente una risorsa rinnovabile ed ecocompatibile, però dobbiamo fare attenzione: se noi decidiamo di convertire l'edilizia a legno, dobbiamo anche valutare se è sostenibile, perché se
per fare questa conversione io disbosco tutto, allora non è sostenibile, quindi non è più ecocompatibile o ecosostenibile, quindi questo concetto è importante. Purtroppo la plastica non è né ecocompatibile perché viene fatta con il petrolio e non è neanche ecosostenibile per tutte le ragioni che noi conosciamo bene. Avete visto, vabbè, dove l'espressione più eclatante è la famosa, sono le famose isole di plastica nell'oceano, no? Le microplastiche che entrano nella nostra alimentazione perché le microplastiche vengono mangiate, voglio dire, che ne sono, dai pesci, e poi dopo tu c'è la spigola che contiene anche una piccola parte di plastica, ok? Questa cosa Peppe Grillo, per esempio, che era molto sensibile quando faceva solo il comico e il politico, in un suo famoso spettacolo raccontava il ciclo dello spazzolino da denti, perché la sua battaglia era che quando lo spazzolino si esauriva, cioè le setole erano da cambiare, lui ha sempre contestato il fatto, ed era giusto, che non bisognava buttare tutto lo spazzolino. Ma perché non mi fate un clip che io posso cambiare solo la testina? E poi raccontava il viaggio dello spazzolino di plastica, com'è che arrivava, voglio dire, dal fatto che uno, che io lo buttavo nel cestino del bagno e poi mi ritornava sulla tavola in sala da pranzo. Va bene, molto simpatica quella cosa, ma soprattutto molto, molto efficace. Allora, vi cito uno studio. L'Ufficio Federale dell'Ambiente, che è un ufficio statale che fa parte del nostro equivalente Ministero dell'Ambiente, con la partecipazione di 8 regioni della Svizzera tedesca, quindi dalla parte centro-orientale, quindi l'equivalente delle nostre 8 regioni, hanno affidato all'Istituto Ambientale Umtec di Rapperswil e al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Carbotec, che è un noto ambientalista, che è un esperto di ecosostenibilità, si chiama Freddy Dinkel. Questi qui hanno fatto un po' le pulci sul discorso del riciclaggio della plastica. Per ogni tonnellata di plastica recuperata si risparmia in media circa 1,5 tonnellate di CO2. Sembra tanto. Una tonnellata di plastica, una tonnellata e mezza di CO2. Ah, è conveniente. In realtà equivalgono al consumo di che cosa? Di una bistecca di carne alla griglia e una birra all'anno. Allora, tutta la macchina che è stata messa in piedi in Svizzera per differenziare la plastica e riciclarla, riutilizzarla, porta a questo risparmio. Se non vi piace l'esempio della bistecca e della birra all'anno, questo equivale a risparmiare 30 km percorsi con l'automobile all'anno. Quindi parliamo praticamente di niente. Perché parliamo di niente? Parliamo di niente perché con tutti i soldi che sono stati spesi per mettere in piedi questa filiera, tu quello stesso denaro potevi utilizzarlo in modo molto più efficace per fare altro. In più c'è un aggravante, c'è l'aggravante delle ecomafie. Vedete, noi stiamo vivendo adesso un periodo davvero particolare. La plastica riciclata non la vuole nessuno. Perché col costo del petrolio e dei suoi derivati e col costo del riciclaggio, perché tu la devi raccogliere, la devi portare nel primo stabilimento e differenziare ancora, poi la devi portare nel secondo e devi raffinare nuovamente, poi devi fare una lavorazione per produrli granuli, ridurli a granuli dopo aver fatto un trattamento a caldo, e poi quei granuli possono essere utilizzati per fare però non bicchieri di carta, non pellicole per alimenti, perché non sono adatti, sarebbero tossici, ma per fare prodotti di plastica di utilità abbastanza di bassa lega, i sottovasi, i vasi per le piante, che tu ne prendi uno e ti dura una vita, oppure cose ottime, cose buone, per carità, oppure degli aggeggi molto utili nell'edilizia che vanno nelle fondazioni, sono delle specie di igloo che servono, hanno una forma particolare, impediscono la fuoriuscita del gas radon e poi permettono la ventilazione sotto la casa,
la preservano dell'umidità, qui Giampaolo magari è più esperto di me, no? Però sono delle robe, voglio dire, povere, non ti risolve il problema perché tu la plastica riciclata non la puoi riciclare in cose che poi dopo riutilizzi per centinaia di volte tutti i giorni. Il paradosso sta che oggi le imprese preferiscono più la plastica vergine che la plastica riciclata, perché quella vergine costa di meno rispetto a quella riciclata. Poi ci sono le ecomafie, lo vediamo nel nord, dove ogni tanto spesso, quasi ogni settimana, prende fuoco un certo capannone dismesso che poi si scopre pieno di rifiuti. Che rifiuti? Rifiuti che vengono dalla raccolta differenziata, tessuti e molta, molta, molta plastica. Vi cito una frase: i rifiuti meno li tocchi e più valgono. Questo lo affermava un capoclan dei casalesi nella terra dei fuochi, che si chiama Gaetano Vassallo, da non confondere con quello, con l'eroe sindaco, che ha pubblicato un libro dal titolo Così vi ho avvelenato. Questo vi dà un po' il segno. Che significa? I rifiuti meno li tocchi più valgono. E che praticamente, invece di trattarli, se tu li metti in un posto, fai prima, incassi dei soldi per non fare nessun tipo di lavorazione. L'effetto poi dopo è naturalmente l'avvelenamento. L'unica soluzione è questa: ridurre il rifiuto di plastica e ridurre il consumo di plastica. Speriamo che qualcuno non uccida quando vede questa cosa. Lì c'è un libro, Plastica addio, ok? Ve lo consiglio, una buona lettura, si trova facilmente. A me naturalmente è prodotto sui principi di zero rifiuti, a me ha lasciato una buona impressione. Però verso pagina 25 mi sono posto una domanda. La domanda era questa: ma io da vita mia avrei pure qualche altra cosa da fare? Cioè, vi garantisco che questa è una lettura interessante, ma per liberarsi dalla plastica diventa un mestiere, diventa una professione. Tu devi passare l'intera giornata a capire come evitare la plastica. E non è più vita, è impossibile. Perché? Ti devi ingegnare tanti di quegli espedienti per evitarla la plastica, che tu non riuscirai mai a liberarti dalla plastica che abbiamo. La plastica non va demonizzata, perché se non ci fosse la plastica, non so se questa aggeggio qui poteva esistere. Vabbè, le sedie no, perché ci sono molto più belle quelle di legno e vimini. Ma se noi pensiamo ai nostri oggetti di uso quotidiano, ci sono tantissime cose che non riusciremo. Allora come si esce da questa impasse? Ripeto, quella è una lettura che vi consiglio, però se vi volete liberare la plastica dovete anche essere consapevoli che la maggior parte del vostro tempo sarà votata per questo. Quindi se non avete niente da fare, accomodatevi. Io che qualche altra cosa ce l'ho da fare, purtroppo non me lo posso permettere. Questo però non significa che non ci siano delle soluzioni. Fatemi controllare la scaletta, altrimenti mi perdo qualcosa. Eccola qua, vi devo far vedere la slide numero 7. Avete mai sentito parlare del principio di Pareto? Famosissimo, però nessuno è obbligato a saperlo, ci mancherebbe altro. Allora, il principio di Pareto è un concetto molto semplice. Se tu hai un problema, ti devi sempre ricordare di individuare quel 20% di azioni che ti risolvono l'80% del problema. Quindi devi percorrere la strada giusta, perché se incominci ad aggredire questo problema, però con azioni sbagliate che hanno scarso effetto, non hai combinato niente, hai perso solo il tempo. Vi voglio fare un esempio pratico diretto sulla plastica. La tanto da che alcuni demonizzano, la tanto amata bottiglia di shampoo. Va bene? Ce l'abbiamo tutti a casa, penso, no? O quasi. Ecco. La bottiglia di shampoo
in termini di consumo di plastica, che cosa rappresenta? Una frazione. Ma una frazione importante o una frazione marginale? Una frazione che ha un suo peso, però molto limitato. Allora io non mi metto a fare i grandi stravolgimenti dell'umanità per andare a risolvere il problema della bottiglia di shampoo. Magari la bottiglia di shampoo potremmo metterci tutti d'accordo e dire che lo shampoo si potrebbe utilizzare alla spina. Allora tu vai in un negozio e trovi tutte quante queste, ci sono, trovi tutte quante queste manichette, proprio come la birra alla spina, e vai con la tua bottiglina e ti prendi il Johnson oppure l'altro, però, ok. Oppure, non lo so, sempre direzione sbagliata, anche questa portafogli, questo portablocco di plastica, ma questo costituisce un problema? No, perché probabilmente questo portablocchi, che lo vedete splendente perché dopo alcuni anni, e stamattina mi è venuto in mente che era diventato brutto, ho tolto la pellicola che c'era di sopra, però questo qui ce l'ho da molti anni e l'ho utilizzato tante volte, quindi non è questo il problema. Il problema è da un'altra parte. Dobbiamo essere intelligenti, dobbiamo utilizzare il principio di Pareto per vedere se col 20% di sforzo riusciamo a risolvere la percentuale massima del nostro problema. Ecco qua, il vetro in sostituzione della plastica. Però io non lo voglio far vedere solo in fotografia. Eccolo qua. Questo qua. Dovete sapere che mentre in Svizzera sono campioni di produzione di rifiuti di plastica, 100 kg all'anno, in Italia noi siamo campioni europei di consumo di acqua minerale imbottigliata in plastica, ok? Campioni. La frazione di rifiuto della bottiglia di plastica, che mi sono scordato di portare, no, eccola qua. Rappresenta dal 30 al 60% del volume della plastica che viene utilizzata nelle nostre case. Non preoccupiamoci della famiglia Pisani che c'è il depuratore e che ha avuto la possibilità di comprarselo, perché questo è un accidente. Molti, altri potrebbero dire, ti metti i soldi da parte e ti bevi l'acqua della fontana, non compri più quella di plastica, quando raggiunge la cifra, funziona solo sulla teoria. Il risultato è che quasi ognuno di noi va al supermercato, compra le cassette e si porta a casa questa roba qua, e noi produciamo la plastica. Questa è la soluzione. Aspetta che non voglio rischiare di saltare qualche cosa. Una famiglia di 3 persone, secondo voi in quanto tempo riempie questo cartoncino di plastica? 3-4 giorni. Altre idee? Va bene, 2 giorni. Altre idee? Una famiglia di 3 persone, questo cartoncino lo riempie in esattamente 3 giorni. E come vedete ci sono soltanto bottiglie di plastica. Oh, mi sono bevute tutte io queste. Era buona l'acqua pure, poi ho preso un'acqua buona, e questa naturalmente è la confezione, perché non è che la porti bottiglia per bottiglia, riempie proprio il cartone, ok? Vi dico che cosa significa, anzi questo qui lo lasciamo qui che serve per quelli che ci seguono poi basta. Allora, raccolto dei dati per voi. Questa scatola in una famiglia di 3 persone si riempie in 3 giorni. Per fare 1 metro cubo ci si impiegano 90 giorni. Un bel metro cubo, se noi dovessimo conservare, se fossimo costretti a conservare questa plastica dentro casa nostra, dopo 3 mesi noi avremmo 1 metro per 1 metro per 1 metro e via.
basta mettere insieme tante di queste scatoline. Per riempire una stanza di medie dimensioni, 34 metri cubi, ci vogliono 1000 di queste scatole, giuste giuste, e questo risultato si otterrebbe dopo 7,5 anni. Se io dovessi mantenermi questa plastica dentro casa e metterla in una stanza, dopo 7 anni e mezzo, la camera da letto 3,5 m per 3,5 m per 2,80 m, non c'entrerebbe più uno spillo perché sarebbe occupata tutta di plastica. In 25 anni riempiremmo 3 stanze, che per la maggior parte delle persone è quasi l'intero appartamento. In 50 anni riempiremmo 6 stanze, 3 persone. Che molto probabilmente non ce l'hanno una casa così grande, però questo 6 stanze, vale a dire 2 vani a testa, mi serve per dirvi una cosa, per farvi capire l'entità del problema. In Italia ad uso abitativo civile esistono 120 milioni di vani, sono esattamente 2 a testa. Se noi la plastica la dovessimo conservare nelle nostre case, nel giro di 50 anni in tutte le costruzioni ad uso civile italiano non ci sarebbe più lo spazio per uno spillo, meno che mai per noi, ma sarebbe tutto riempito di plastica. Immaginatevi la città di Lamezia Terme, togliete le industrie, ma tutto quello che è ad uso civile, oggi fra 50 anni, riempito di questo. Come vi dicevo, naturalmente la plastica delle bottiglie è una frazione, però è una frazione molto importante. Se noi riuscissimo ad eliminarla, pensate un po', no? Cosa accadrebbe se in X tempo, un tempo ragionevolmente breve, noi come paese Italia riuscissimo ad abbattere il rifiuto della plastica del 33%, di un terzo. All'Italia dovrebbero il premio Nobel, perché non c'è mai riuscito nessuno. Senti Marco, c'è la direttiva europea che è riuscita a nessuno, che entro il 3 luglio c'è paesi... perché dice proprio il 30%. Esatto, però il 30%, esatto Paolo, hai detto una cosa molto interessante, anzi la possiamo anticipare, perché Che cosa succede da adesso? Cosa succede? Ah, cosa succede? È vietato in tutti i paesi della comunità europea l'uso della plastica monouso. Benissimo. E qui Confindustria ma non questa. Ha fatto un casino, non questa. Esatto. Questa invece c'è il 30% di arrivare al 2025. Sacchetto riciclato. Facciamo vivere di più le cose che ci danno i nostri cari negozianti quando prendiamo il cornetto, andiamo in farmacia, eccetera, eccetera, invece di buttarlo gli diamo una nuova, almeno si chiamano 2 volte. Si può fare. Invece di una busta di plastica mi sono portato, non so se vi piace il colore, uno dei miei panni da cucina, dove dentro ci ho messo una cosa, e che è un bicchiere di vetro. Adesso per poco avrò bisogno di bere un goccio d'acqua, sto parlando da te. Questo lo mettiamo qui. E qui c'è esattamente quello che dici tu, Paolo. Riflettendo un secondo, che cosa succede? Utilizziamo un bicchiere di carta, la vita di questo bicchiere di carta è di pochi secondi. Bevo, ho finito. Se sono intelligente e pago io e sono in ufficio, magari questo me lo tengo tutta la giornata. Se non pago io che paga l'azienda, state sicuro che ogni volta che vado al boccione dell'acqua un bicchiere nuovo che viene sfilato e che viene buttato. Però attenzione, questo, siccome nelle nostre case utilizziamo generalmente bicchieri di vetro, e purtroppo questa direttiva non è sufficiente per ridurre la plastica, perché con questo noi non ci arriviamo. Con questo sì, che è diverso. La direttiva non è completa, non ci arriveremo a quell'obiettivo. Non ci arriveremo nemmeno col famoso cotton fioc, che comunque va eliminato perché il cotton fioc è più soggetto a finire a mare, perché molte persone lo buttano nel water. Allora, la soluzione, vedete, se voi notate, questa è di plastica, però che plastica è? Non è una plastica monouso, non è una plastica che io utilizzo oggi, adesso e la butto. Se la tratto bene, questa cassetta, che vedete è un po' anche sporca, tutto il resto,
perché magari è stata utilizzata centinaia, forse anche migliaia di volte. Una bottiglia di vetro non si distrugge mai se la trattiamo bene, se la faccio cadere sì. Se la faccio cadere si disperde il vetro, è un inerte, se disperdo la plastica, questa si fa in micro pezzettini, inquina tantissimo. Il vetro, questa bottiglia, la posso utilizzare, la sterilizzo centinaia, centinaia, centinaia di volte, forse migliaia. Ho risolto il problema. Qui c'è anche un po' di multimateriale, il tappino, però è d'alluminio, interamente riciclabile. Allora, il mio, diciamo, intento di oggi è quello di trasmettervi questo, perché ahimè non è sufficiente spiegarlo, perché poi per andarlo a fare si fa fatica. Abbiamo bisogno, per esempio, dello Stato, no? In Italia oggi si dà bonus per qualsiasi cosa, bisogna dare tutto un bonus, sembra una grandissima lotteria, tu ti muovi e c'è un bonus. Bene, allora, visto che questa cosa dei bonus va di moda, allora facciamo una cosa. Quando vado al supermercato e compro questo, siccome l'acqua, una famiglia di tre persone, spende circa 35 euro, invece di far pagarla 35 euro al mese, fatela pagare 45. E il fisco che ha prelevato su quest'uso i 10 euro in più, me li sgrava su questo, perché l'acqua imbottigliata in vetro, vuota a rendere, costa esattamente come quella in plastica, che è vuota a perdere. Paro paro, tranne la Fiuggi che ce la fa, vabbè l'ho detto, che è registrata, tranne quella con la Peridemi che ce la fa, che costa un euro, ma quello è un caso a parte, no? Ma costa uguale. Allora, se noi spostiamo la fiscalità, qui mettiamo 10 euro in più e qui mettiamo 10 euro in meno, e caspita, magari questo è un buon incentivo per fare in modo che le persone vanno su questo. Come lo fai? L'infrastruttura c'è, non ne devi creare una nuova. Hanno fatto addirittura la lotteria di scontrini. Cioè oggi quando tu compri questo sai che costa di più, basta. E siccome ci sono i codici fiscali, quando fai la dichiarazione dei redditi, magari comprando questa, alla fine dell'anno hai risparmiato 100 euro. È una bella sommetta per una famiglia, solo sull'acqua. Se poi il comune, qui ci doveva essere una persona, avuto un imprevisto e dovuto andare via. È un amministratore comunale, poi glielo dico privatamente quello che gli avrei detto adesso qui, no? Vabbè, lo dica poi naturalmente, poi a lui lo dirò, gli farò il mio comizietto privato. Anche il comune potrebbe mettersi d'impegno, perché il comune potrebbe, per esempio, per chi utilizza l'acqua in vetro, sgravarci un pezzettino della tassa sui rifiuti. Semplice. Vi faccio un altro esempio. Io vivo in un posto che è un po' disagiato, no? Cioè io vivo a Cleto. A Cleto non c'è tutto, bisogna prendere la macchina e bisogna andare, però è un posto meraviglioso dove si vive bene, io sono felice lo stesso, va bene? Però ogni settimana io vedo il centro bibite X che viene a fare le consegne ai negozi e non si può fermare pure a casa mia. Questo lo dico a chi naturalmente gli fa scomodo che deve andare ogni X a prendersi la cassetta. Magari io mi rendo conto che questa è più comoda, quella è un po' più scomoda. Però se ci organizziamo magari ce la portano a casa. In Germania, in Svizzera, nei paesi nordici. Nessuno si lamenta, va bene. L'ultima cosa che vi dico su questo argomento e poi dopo passiamo all'altro, tranne naturalmente se voi non volete fare qualche considerazione oppure qualche domanda, è questo. Non c'è la possibilità di ottenere nessun tipo di cambiamento se questo non parte attraverso le nostre singole azioni. Noi non dobbiamo aspettare che arrivi l'uomo della provvidenza a cambiare le cose. E uomini della provvidenza hanno avuto tantissimi in Italia, poi non si contano più ormai, ok? Non dobbiamo aspettare l'eroe che viene, che scende e che ci risolve con la bacchetta magica tutte quante le cose. È sciagurato quel paese che ha bisogno di eroi o di cose fantastiche. Se io oggi sono riuscito a convincere uno solo di voi, a condizione che dopo convinca un'altra sola persona a passare, di sani no perché c'è il depuratore, da
da questa, dalla plastica al vetro, io ho raggiunto il mio scopo e ho cambiato il mondo. Non è che l'ho cambiato tutto, però non mi sono soltanto messo la coscienza a posto, perché un conto è mettersi la coscienza a posto, dice, penso all'ambiente, dico vabbè, come metto la coscienza a posto, passo dalla plastica al vetro, vado a rendere. Mi sono messo la coscienza a posto. Bisogna fare un passettino in più, bisogna magari farlo notare, insegnarlo agli altri. Questo produce il cambiamento, non c'è altro modo. Tranne se non vogliamo aspettare il famoso uomo della provvidenza. Bene, domande e considerazioni, così passiamo all'altro argomento velocemente, che è molto interessante perché parleremo di amianto. No, tu sapevi che c'era la sede di Sant'Antonio, no? Qui a Valencia. Lo dico perché stai facendo tipo una catena di Sant'Antonio. Bravissimo, tipo una catena, però è in positivo, una catena di Sant'Antonio, però in positivo. Questa è una cosa molto interessante, sicuramente. Qualcuno di voi ha qualche domanda oppure qualche considerazione da fare? Allora, io proporrei una cosa, di là, come vedete, c'è la possibilità di prendere un caffettino, una bibita, una cosa. Io devo far riposare 5 minuti la mia voce, mi bevo un paio di bicchieri d'acqua e poi dopo partiamo subito con l'amianto. L'amianto è più breve e poi parleremo invece della bioedilizia. Però 5 minuti contatti, eh? Allora, adesso parliamo del nostro secondo argomento, che è il disastro ambientale dell'amianto e il caso di Macera Terinese. L'amianto è un pessimo esempio di ecocompatibilità ed ecosostenibilità. L'amianto è un minerale cancerogeno che è stato bandito per legge in Italia 29 anni fa e abbiamo un grosso problema d'amianto in Italia irrisolto. Il legante principale dell'amianto, che è questo minerale, è il cemento, dal quale si è prodotto il famoso Eternit. Il nome è evocativo perché l'amianto è un minerale dalle proprietà straordinarie, peccato che è cancerogeno, perché altrimenti è un minerale eccellente e di cui negli anni dove ancora non si conosceva che fosse cancerogeno, si è fatto un uso enorme, spropositato, sono stati calcolati oltre 1000 usi diversi dell'amianto, anche su cose che non ti aspetti, le corde per esempio, con l'amianto, perché gli dà una maggiore resistenza, ma il cemento amianto è quello più conosciuto, e l'Eternit è quello più conosciuto di tutti, con i quali si identificano le famose onduline di cemento amianto che sono state utilizzate massicciamente nel passato per fare le coperture delle case. L'amianto è un minerale eccezionale perché isola, perché è resistente, è ignifugo, però è cancerogeno. Questo è un grande problema. Sapete che in questi giorni, se avete ascoltato negli ultimi 2-3 giorni qualche telegiornale, è ripartito di nuovo il processo Eternit bis, ok? L'Eternit è una grande società svizzera. Io prima vi ho dipinto la Svizzera, però la Svizzera ha tantissime grandi contraddizioni, no? Possiamo parlare per esempio del potere bancario, ci sono pochi paesi al mondo dove i diritti umani vengono tenuti in grande considerazione come vengono tenuti in Svizzera. Poi però in Svizzera ci sono le banche che nel mondo globale vanno ad incidere sui diritti umani di miliardi di persone, ok? E poi la Svizzera ci ha regalato anche l'Eternit, perché è stato inventato, prodotto lì, poi si è sviluppato in tutto il mondo la produzione del cemento amianto e noi ne stiamo ancora pagando oggi le conseguenze, perché sui tetti di tantissime case vecchie questo materiale c'è, ce l'abbiamo a Cleto, ce l'abbiamo a Lamezia, dappertutto. Il problema consiste anche nelle tubature dell'acqua,
ci sono ancora tantissime tubature di acqua che sono fatte con cemento amianto proprio per queste le proprietà che abbiamo detto prima. Sappiate che il 28 aprile è la giornata mondiale di ricordo delle vittime dell'amianto. Se ne parla 3 secondi, dopo tutto tace. E stiamo parlando di una stima per difetto che racconta questi numeri. In Italia oggi ci sono 3.000 vittime, 3.000 morti all'anno per amianto, asbesto correlato. Va bene? Pensate che 3.000 morti, gli incidenti stradali ne fanno qualcosina in più, quindi siamo a quel livello là, tutti gli anni. 10 anni 30.000, 20 anni 60.000, ok? Nel passato erano addirittura di più, perché quando le fabbriche dell'Eternit, noi abbiamo avuto 6 stabilimenti in Italia, il più famoso è a Casale Monferrato, e lì naturalmente sono morti gli operai che lavoravano nelle fabbriche dell'Eternit. Sono morte persone, tantissime persone, che nella fabbrica dell'Eternit non ci sono mai state, sono morte le mogli degli operai che andavano a lavorare e si sono ammalate di tumore solo per aver lavato le tute dei propri coniugi che lavoravano in fabbrica. Persone sono morte senza aver messo mai nemmeno un piede in quelle fabbriche. Vi do un altro dato. Di questi 3.000 morti all'anno, 280 sono in Calabria. E c'è qualcosa che non funziona. C'è qualcosa che non funziona perché significa che in Calabria c'è una morte per malattia spesso correlata più alta della media, perché la popolazione calabrese è 2 milioni, che rappresenta il 3%, però noi abbiamo quasi il 10% delle morti per amianto. Questo dipende dai siti contaminati e da tutta un'altra serie di cose. Vabbè, la storia dell'amianto ve la risparmio perché la potete trovare facilmente. Cioè, ve l'ho già raccontata per sommi capi, voglio dire, è l'Eternit, messo al bando, ripeto, 29 anni fa. E adesso parliamo di un caso che non c'è, cioè quello di Nocera Terinese. A Nocera Terinese è successo una cosa molto semplice, racconto in prima persona. Io fino a 6 anni fa vivevo con Riccardo a Nocera Terinese, Marina, ok? Arriva un amico a casa, ci viene a fare visita, e mi fa notare un particolare a cui io non avevo prestato minimamente attenzione. Questo è successo nel 2013, se non ricordo male, dopo la vediamo la data precisa, cominciano a passare gli anni, quindi è successo 8 anni fa. Mi fa notare che siccome ci sono dei bungalow, c'erano dei bungalow dove, a fianco dove noi abitavamo, in ristrutturazione, e c'era praticamente un cumulo di sabbia, alcuni metri cubi di sabbia che servivano per questa ristrutturazione, quindi per rifare gli intonaci esterni e gli intonaci interni, un cumulo di sabbia più o meno alti così, come se ne vedono tanti vicino ai cantieri, che aveva una leggera sfumatura verde. E me lo fa notare nel dire: Marco, guarda, ma che bella sfumatura che c'è quella sabbia là sotto, ma che cosa ci fanno? È colorata? Perché naturalmente noi conosciamo sabbia di colore grigio, di varie sfumature, possiamo conoscere sabbia nera, sabbia marrone, però la sabbia verde io onestamente non l'avevo mai vista. Poi naturalmente mi imbatto nelle famose pietre verdi del Reventino, tu sei del Reventino, no? Ok? Le pietre verdi del Reventino è una pietra particolare, molto, molto bella e lavorata, molto bella se è lavorata, e viene utilizzata per fare i caminetti, per fare i pavimenti, per fare, che ne so, delle decorazioni ai muri delle case, insomma, viene utilizzata per tanti usi, per fare dei selciati, vengono bene perché è una bella sfumatura. Peccato che nella pietra verde del Reventino c'è l'amianto, e questo amianto si chiama tremolite, ed è proprio la tremolite che dà questo caratteristico colore verde a queste pietre. Allora mi è venuto un sospetto e ho prelevato un campione di questa sabbia verde con questa leggera sfumatura verde e l'ho fatto analizzare ed è uscito lì il problema dell'amianto.
c'era tremolite. E che tremolite? Che quantità di tremolite? La tremolite fra i vari tipi di amianto, perché ce ne sono una decina, forse di più, di tipi di amianto, è nel gruppo di quelli più pericolosi. Perché? Per la forma. L'amianto è praticamente un composto di fibre. Queste fibre sono sottilissime. Una fibra d'amianto non la possiamo vedere né a occhio nudo, meno che mai io sono ciecato, ma meno che mai con gli occhiali. Perché è una fibra d'amianto è 1300 volte più sottile di un capello. Ha bisogno di un ingrandimento potente per poterla vedere. La tremolite, la fibra della tremolite ha una forma particolare, leggermente uncinata, di conseguenza se respirata si ferma più facilmente nel polmone. Okay? Quando la fibra d'amianto entra nel polmone e resta impigliata, questa fibra incomincia a fare un viaggio. Okay? Quindi dall'interno del polmone, diciamo il polmone stesso con la sua rigenerazione cellulare, che tende a spingerla fino a quando arriva ai bordi esterni del polmone, dove incontra la pleura, e lì purtroppo non va più da nessuna parte. La pleura è praticamente una specie di velo che ci ricopre a tutti praticamente i polmoni. Va bene? Che cosa fa la fibra d'amianto? La fibra d'amianto causa un'infiammazione di cui uno non si accorge, ma c'è, e che dopo un certo numero di anni è quell'infiammazione che causa il tumore. Sono diversi i tumori asbesto correlati, il più importante si chiama mesotelioma pleurico, per il quale purtroppo non c'è cura. E ahimè, anche le diagnosi più o meno precoci di mesotelioma hanno un alto indice di mortalità a 5 anni. Quando il mesotelioma è conclamato, ahimè, oggi purtroppo la ricerca scientifica non ha trovato ancora una via ed è quasi sempre una sentenza di morte. Non è una morte piacevole perché l'infiammazione del tumore del mesotelioma pleurico, poi vabbè, ci sono tutta un'altra serie di malattie ed effetti collegati, ma in buona sostanza la morte che si fa per mesotelioma pleurico, che è quella classica per tumore del polmone, si muore soffocato. Provate a trattenere il respiro per un po' di secondi e vedete come già avete fame d'aria. Provate ad immaginare una persona che in quelle condizioni deve passare settimane o addirittura mesi. Non è una cosa bella. Che cosa è successo? Ritorniamo a Nocera Terinese. Appurato che quella sabbia era verde, appurato che c'era la presenza di tremolite, mi sono guardato intorno, ci siamo guardati intorno e abbiamo notato che grandi cumuli di detriti sotto il sole con una leggera sfumatura verde, ma parliamo di cumuli alti 15-20 metri, lunghi centinaia di metri, hanno stazionato per circa 2 anni dallo svincolo di Falerna in su e dallo svincolo di Falerna per alcune decine di metri in giù. E poi c'erano questi cumuli per centinaia di metri sopra, perché quando hanno ammodernato l'autostrada del Mediterraneo hanno dovuto rifare le gallerie, e siccome quella è tutta una zona dove ci sono degli affioramenti di asbesto, prestateci caso, se voi andate già nella zona di San Mango d'Aquino mi raccomando, quando non guidate, guardate con attenzione le colline vicino, lì vedete l'affioramento di asbesto, perché vedete delle pietre che hanno delle sfumature verdi. È così presente l'amianto in quella zona che ci sono circa 400-500 metri di autostrada che non l'hanno potuta rifare, che salendo due curve, sono in una galleria, che salendo da Falerna verso Cosenza voi trovate subito dopo l'uscita di San Marco d'Aquino.
lì si sono accorti, cioè era talmente presente l'amianto che quella piccola galleria, che poi è poco, sarà 200 metri di galleria, non l'hanno potuto toccare più, eppure i lavori di preparazione erano fatti. Eppure è stata progettata una variante che doveva girare la collina e non hanno potuto nemmeno fare quello, per quando hanno fatto i test sotto hanno trovato l'asbesto, la tremolita. Però non si sono curati di tutto quello che invece è stato fatto nei chilometri prima, fino allo svincolo di Falerno. E c'erano questi cumuli enormi che adesso io personalmente non so dove sono andato a finire, penso che siano... ci sia una discarica di questi detriti che è finito vicino al fiume Saluto. In quella zona lì c'è stato un impianto che produce cemento, che addirittura ha triturato le pete verdi. C'erano i cumuli alti 7-8 metri di massi verdi che venivano triturati, perché quella triturazione di quelle pietre produceva dell'ottima sabbia che è finita nelle costruzioni, è finita nelle fondamenta, nei muri, è finita negli intonaci esterni, ma è finita anche negli intonaci interni. Ho una notizia brutta da dare. La scienza ci dice che quando parliamo di amianto, ricordo che la tremolite è nel gruppo di quelli più pericolosi per via della forma che ha questa fibra, e la scienza ci dice che non esiste una soglia di tolleranza. La contaminazione d'amianto è sempre pericolosa. E addirittura, questo è stato dimostrato anche nelle consulenze tecniche del famoso processo Ethernet a Torino, che io ho seguito dalla prima all'ultima battuta. Vabbè, poi il processo è finito come è finito, è andato in prescrizione perché in Italia le cose vanno così, ma quello è un altro discorso. La parte interessante di quel processo è che è stata svelata la verità sull'amianto. E la scienza ci dice che non esiste una soglia sotto la quale uno può ritenere che l'amianto non sia che sia innocuo. È sempre pericoloso. La scienza ci dice, guarda, se tu sei esposto all'amianto sei a rischio. Anche se l'esposizione è infinitesimale, puoi stare più tranquillo se l'esposizione è limitata nel tempo. Nel senso che il polmone ha comunque una certa capacità di smaltirlo, ma se l'esposizione è prolungata nel tempo, più è prolungata nel tempo, più il rischio esiste. Anche se l'esposizione è infinitesimale, che cosa significa infinitesimale? Eppure vedete, nelle leggi italiane sono state stabilite delle soglie. Sono delle soglie attraverso le quali il legislatore ha deciso che è accettabile che ogni anno possano esserci un certo numero di morti asbesto correlate, sia chiaro, però non è giusto. Se la sabbia, io mi sono rifatto l'intonaco di casa, fino a quando l'intonaco è integro e magari l'ho anche pitturato, perché mi sono fatto la casa azzurra, bianca, gialla, come pare, tutto va bene. Ma se per caso io la danneggio, come può essere danneggiato un colpetto qui, un po' di umidità lì, anche lì, lì forse ci ha colpito qualcosa perché mi sembra che è ancora più danneggiato, ok? Oppure ho appeso un quadro, lì ci ha appeso un chiodo. Se lì per esempio vado col trapano e metto un fischer, praticamente io tiro fuori centinaia di migliaia di fibre che mi restano dentro casa e io li respiro, e non c'è la soglia di tolleranza. Per farvi capire una cosa, se io adesso lasciassi cadere questa cartella, la cartella impiegherebbe una frazione di secondo per arrivare a terra, ok? Questo, voglio dire, è un fenomeno fisico, che è la forza di gravità che esercita su questo corpo che io lascio qui sopra e arrivo fino a terra. Però avete prestato attenzione, se io prendo una piuma, impiega più tempo. Lascio cadere la cartella, boom, in una frazione di secondo. La piuma può impiegare anche qualche secondo se non ci sono correnti d'aria per arrivare a terra. Se io prendessi una fibra d'amianto e la facessi cadere in assenza di correnti d'aria da un'altezza di un metro, la fibra d'amianto
impiegherebbe 7 giorni per posarsi a terra. Questo per farvi capire che in assenza di correnti d'aria le fibre d'amianto restano in sospensione, quindi c'è più rischio di inalarle, perché noi respiriamo a questa altezza e non naturalmente all'altezza di terra. Okay? Oppure se siamo seduti, come se siete seduti voi, un po' più bassi, va bene? Però la fibra d'amianto non è come la cartella, non è che se io faccio il buco lì, la fibra d'amianto e ciò l'intonaco all'amianto per cui ho utilizzato quella sabbia, cade la sabbia ed è finito tutto a terra. Poi passo l'aspirapolvere, non è così. Quelle fibre si disperdono. Io li respiro e il problema ce l'ho fra 10. 10 anni è troppo breve. 10 anni chi magari lavora in modo intensivo dove si produceva l'amianto. Generalmente 20, 25, 30, 40, anche 50 anni. Il mesotelioma pleurico si può prendere anche a 50 anni dall'esposizione, quindi impiega quelle fibre d'amianto respirate che creano quella piccola infiammazione, impiegano 50 anni a sviluppare il mesotelioma pleurico. Forse non riuscite a vedere, un po' piccolino da vedere a distanza. Però questo qui è il rapporto di prova che dimostra che quella sabbia nell'anno domini 2011, quindi ne sono passati 10 anni, dimostra la presenza, Giuseppe forse tu lo vedi, dove c'è scritto valore, che c'è scritto in basso. Valore tremolite. Tremolite. Quella è esattamente il certificato del coso. Ci diede il laboratorio. Andiamo a vedere un'altra cosa. Qui c'è invece l'analisi quantitativa. Ok, c'è la tremolite, però abbiamo detto che la tremolite è sempre pericolosa. Quanta ce n'è in quella sabbia? 16,9 mg chilo, cioè vale a dire, arrotondiamo, 17 grammi per ogni chilo di sabbia. Che è una cosa assolutamente esagerata, spaventosa, di una gravità che è difficile da descrivere. Cioè, chi ha utilizzato quel materiale è a rischio. Chi tutto l'abitato di Nocera Marina, dove per 2 anni sono insistiti questi cumuli di detriti che sono usciti dal rifacimento del tracciato autostradale, da Falerna fino a San Mango d'Aquino, il rifacimento di una galleria, sì, che è quella prima, quella più lunga, perché poi quella successiva è quella che non si fa, no, ce n'è un'altra, 2 gallerie sono state rifatte, poi la terza mi pare che è quella che non è stata fatta dopo lo svincolo di San Mango d'Aquino, per 2 anni, più di 2 anni, hanno insistito lì e gli agenti atmosferici che cosa hanno fatto? Sono rimasti a guardare. Quante volte c'è stato vento, tempesta, da nord, da sud, di sopra, di sotto? Tutta la zona di Nocera è stata esposta ad una contaminazione di tremolite. Abbiamo fatto una denuncia alla Procura della Repubblica. Ma è venuto piccolo, scusatemi, non si legge bene la data e tutto il resto. Comunque, quella è la famosa ricevuta della raccomandata. E alla Procura della Repubblica gli abbiamo detto: sentite, vedete che di fronte a quella notissima località marina che si chiama XY, di fronte c'è un'azienda che macina queste pietre verdi e noi abbiamo trovato questa sabbia verde, l'abbiamo fatta analizzare, c'è l'amianto, e vedete voi che cosa fare. È una denuncia contro gli ignoti. Non spetta a me andare ad identificare chi o no. Due anni dopo la procura ci comunica, vedete, articolo 257 del decreto legislativo 152 del 2006 che tratta di inquinamento ambientale, tutta questa roba qua, era l'ipotesi di reato, no? Evidente. 2 anni dopo la denuncia contro ignoti, la Procura della Repubblica ci dice
il pubblico ministero fa richiesta di archiviazione, non c'è niente. Dopo parlo di non c'è niente, siamo tutti contenti, però fammi andare a vedere il fascicolo in procura, è un mio diritto, io sono il denunciante, lo sono andato a vedere il fascicolo, c'era un unico foglio nel fascicolo, uno solo. Io mi aspettavo che ci fossero delle analisi, che magari avessero chiamato l'ARPACAL, che fossero state messe delle stazioni di filtraggio dell'aria per controllare se c'era, se delle membrane fossero rimaste, che qualcuno avesse verificato, no? Se esisteva la... che qualcuno avesse verificato che io avevo visto bene che quelle pietre in quell'impianto erano verdi, e magari qualcuno che fosse andato a prelevare una di quelle pietre l'avesse portato in un cavolo di laboratorio per farla analizzare. Non c'era niente di tutto questo, c'era soltanto un foglio, una relazione da parte della polizia giudiziaria, non è stato possibile identificare gli ignoti, punto. Il procedimento si è chiuso là. Ho fatto opposizione, naturalmente dopo pochissime settimane è stato chiuso definitivamente perché il GIP ha accettato l'archiviazione. Io faccio un ragionamento, ti dico scusa, se a Rita gli dico Rita, vai in quella stanza là, mettiti di fronte al bar, gira la testa a destra e guarda che lì c'è un impianto, e non è possibile che uno non riesca ad identificare questi ignoti. Come fanno, si identificano questi? Il comune dice c'è tutto il centro storico fatto con questa vita qua. Possono dire che succederebbe un ma io sai quanto centro storico c'è usato questa pietra? La pietra verde, ma la cosa grave è la pietra verde fino a quando è fuori già la contaminazione si riduce tantissimo. Se la pietra verde ci faccio la decorazione di un muro e non lo tocca nessuno, non succede niente. Se mi faccio il selciato di casa e ci passo tutti i giorni con la macchina, il rilascio di fibra c'è. Ma se io utilizzo la salpe per farmi l'intonaco dentro casa, io vivo nell'amianto e basta poco. Bene, se avete delle domande, io con l'amianto vi avevo promesso che sarebbe stato più corto, perché è inutile per le lunghe, purtroppo questa è la situazione. L'ultima cosa che dico è questa: mi piacerebbe e mi dispiace che oggi manca, purtroppo non ha assente giustificata per un problema serio veramente di famiglia, però ci doveva essere una persona qui di Nocera Terinese, che non citerò, che avrebbe potuto fare un po' la differenza quest'oggi, magari poi ascoltando il video deciderà di fare qualcosa. Io penso che la popolazione che vive a Nocera Terinese Marina ha il diritto di sapere questo. Magari non è così, ma non lo sappiamo. Andrebbe applicato il principio di precauzione. Noi dobbiamo essere sicuri se c'è stato o no questa contaminazione, perché i cittadini hanno il diritto di saperlo per un motivo semplice: ognuno deve avere la libertà di farsi delle visite, di sottoporsi ad un protocollo sanitario periodico, e se poi ci incappa avere la speranza di avere la diagnosi più precoce possibile per avere speranza di vita, non speranza di morte soffocato. E questo, diciamo, il mio cruccio che mi è rimasto. Ora sono passati 10 anni, vedete che la pietra verde, quell'impianto l'ha macinata fino all'anno scorso, quindi è un problema vivo, e di fronte a questo impianto ogni estate lì ci sono, penso, 2.000, 3.000, 4.000 persone che passano tempo. E quante famiglie ci sono che si sono portate la sabbia a casa e si sono fatte l'intonaco all'amianto, o hanno fatto degli altri lavoretti all'amianto? Quell'impianto su che territorio ha lavorato? Io penso che questo elemento di conoscenza debba essere meritevole di essere conosciuto, perché ognuno ha il diritto per la propria salute di sapere a che cosa può andare incontro. E non deve fare niente, cioè non bisogna prenderlo con ansia, perché è una cosa che succede con tanti altri contaminanti, però è una cosa che uno ha il diritto di sapere per poter decidere
se tenersi sotto controllo oppure no, che è la cosa più importante, altrimenti fra 20, 30, 40 anni ogni tanto cominceranno a morire delle persone e dice di che è morto? Il tumore al polmone. Sì, ma quale tumore al polmone? Mesotelioma. Ah, chi si ricorda di questa storia dopo 30 anni, dopo 40 anni? Non se ne ricorderà nessuno. Ok, allora vi propongo, se voi avete qualche domanda, felicissimo di rispondere, anche delle considerazioni, altrimenti io vi propongo altri 5 minuti di pausa e poi facciamo l'ultimo argomento, che è quello sulla, sulla conversione dell'edilizia verso la bioedilizia. Avete qualche domanda, qualche considerazione? Va bene, 5 minuti di pausa. Adesso cambiamo argomento, parliamo di impatto ambientale causato dall'edilizia, diamo pochi dati ma significativi. In Italia esistono 120 milioni di vani, che è l'edilizia civile. I vani che cosa sono? Più o meno le stanze, ok? Siamo una popolazione di circa 60 milioni di persone, abbiamo 120 milioni di vani a disposizione, che è una sproporzione piuttosto, non enorme, ma è una sproporzione piuttosto marcata, perché ognuno di noi avrebbe a disposizione, facendo la famosa media dei polli, due vani. Una famiglia di tre persone è come se tutte le famiglie di tre persone avessero una casa di sei stanze, più le varie altre cose. È tanta roba. E di questi 120 milioni di vani, però, circa la metà, circa il 50%, sono costruzioni edificate nel dopoguerra, e quindi parliamo di strutture post belliche, prive di qualità a livello energetico e non a norma antisismica, quindi ad alto rischio. Questo fa il pari naturalmente con la situazione italiana in termini di rischio sismico, che è accentuata. Quasi tutta l'Italia è a rischio sismico. Bisogna stabilire soltanto chi è a medio rischio sismico e chi è all'alto rischio sismico, altrimenti tutta l'Italia, sono pochissime le zone che non sono a rischio sismico. Da tutti i ragionamenti che facciamo dobbiamo fare salvi i centri storici, che sono un patrimonio storico, culturale, eccezionale, unico al mondo, e quindi naturalmente anche quelli sono a rischio sismico, però ci sono fior di tecniche per poterli consolidare e renderli più resilienti rispetto al rischio terremoto. Però noi abbiamo a che fare con questo. Nonostante che in Italia ci siano 120 milioni di vani disponibili, si continua ancora a costruire. E questo è spaventoso, perché si consuma ulteriore suolo. Oltre al consumo del suolo, costruire ancora significa produrre grande inquinamento. E questo qui ce lo spiega adesso Francesco, attraverso la sua relazione, che io vi vado subito a predisporre. E prego Francesco di venire qui, le slide te le gestisci tu e poi dopo ne riparliamo. Allora, nell'intervento io vorrei parlare principalmente di chimica, geologia e sostenibilità di pochi materiali da costruzione. L'ho dimenticato. Va bene. Sì. Allora, faccio prima un'introduzione storica da regia lontana. Infatti circa 550 milioni di anni fa, sulla Terra, all'inizio dell'era paleozoica, avviene un particolare fenomeno che va a cambiare il destino del pianeta ed è definita esplosione di vita del Cambriano. Nell'esplosione di vita nel Cambriano cosa succede? Si sviluppano e colonizzano tutte le acque superficiali del nostro pianeta i primi organismi viventi, quindi da organismi monocellulari a
vista strutturale e biologico. Fin dall'epoca, dunque dal Cambriano, per una questione di sopravvivenza, gli organismi hanno cercato di trovare dei posti sicuri al riparo di agenti esterni, quali intemperie o predazione e così via. Dapprima preesistenti come grotte, caverne, eccetera, e poi con l'evoluzione degli organismi stessi anche costruiti dapprima rudimentalmente e poi man mano con le tecniche, eccetera, in maniera più complessa. E passando all'uomo incomincia a svilupparsi una nuova disciplina che è quella dell'architettura. Facciamo un riassunto storico, spero breve, delle strutture e dei materiali della costruzione. I primi edifici, se così li possiamo chiamare, che si sono sviluppati sono edifici monolitici che si distinguono in tre differenti categorie. Abbiamo i menhir, che sono delle rocce mastodontiche allungate e isolate, disposte in maniera verticale rispetto al terreno. Poi i dolmen, che invece sono sempre a composizione rocciosa, sono dei propri blocchi, principalmente trilitici, che si dispongono in questa maniera, cioè dei pilastri e una roccia posta sull'orizzontale. Dolmen e menhir vengono associati a formare i cromlech, come per esempio Stonehenge, che paradossalmente non venivano utilizzati per quanto riguarda il fine abitativo quanto per fini di rito o astronomici e così via. I primi veri edifici sono principalmente queste due tipologie, che sono pressoché contemporanei, sono i nuraghe in Sardegna e i ziggurat. I nuraghe utilizzano sempre questi materiali lapidei, però con dimensioni molto più piccole, in maniera tale che siano maggiormente lavorabili, e si possono fare anche delle strutture più articolate e particolari come questa. E gli ziggurat invece in Mesopotamia utilizzano materiali differenti. È la prima volta che compare diciamo nella storia dell'architettura il laterizio, cioè il cotto. Ci spostiamo poi in Egitto, la civiltà egizia, che è molto importante anche nel Mediterraneo, e qui ricompare nuovamente come materiale principale delle costruzioni la roccia. Abbiamo due esempi, che sono gli obelischi e le piramidi. Gli obelischi sono formati principalmente da arenaria. L'arenaria è una roccia sedimentaria di natura plastica e si forma per erosione di materiale preesistente, di roccia preesistente, con sgretolamento e dunque la formazione di piccoli granuli che vengono poi rimaneggiati fino ad arrivare in aree depresse, dove si accumulano e seppellite successivamente raggiungono temperature tali da cementare e formare queste rocce sedimentarie clastiche. Altri esempi di rocce clastiche, oltre all'arenaria, sono le covacche e conglomerati anche utilizzati nell'edilizia. Passiamo invece alle piramidi. Le piramidi, la materia prima utilizzata per le piramidi è il granito. Il granito è una roccia differente rispetto all'arenaria, è una roccia ignea, intrusiva, cioè si forma per raffreddamento del magma all'interno della litosfera terrestre in contesti di elevata temperatura. Perciò con un tempo abbastanza lungo, tanto da dare il tempo ai minerali di cristallizzare perfettamente. Infatti nell'immagine è possibile vedere che tutti i minerali sono riconoscibili già all'occhio nudo senza l'utilizzo del microscopio. I graniti venivano lavorati in grossi blocchi che poi venivano assemblati a formare le piramidi con degli utensili in diorite. Anche questa è una roccia ignea intrusiva. Oltre alle ignee intrusive abbiamo quelle effusive, che invece solidificano al di fuori della crosta terrestre e quindi in minore tempo e con i minerali che cristallizzano in maniera più piccola, insomma, poiché non hanno il tempo appunto di evolversi, come nel caso del basalto. Con il passare del tempo e susseguirsi delle diverse civiltà, comunque questa importanza tra il laterizio e la roccia
il laterizio e roccia si scambiano come funzione di materiale principe nelle costruzioni, infatti rimane la roccia per quanto riguarda le civiltà greche, torna in auge con i romani il laterizio anche da un punto di vista ornamentale, e poi in base alle correnti architettoniche che sono in voga nei diversi periodi temporali si sostituiscono, insomma, fino ad arrivare ai giorni nostri con il calcestruzzo armato, che poi è quello che viene utilizzato principalmente. A tenere unite queste materiali da costruzione sono i leganti. I leganti sono delle sostanze particolari che hanno il compito di fare presa su laterizi, rocce e così via, e si distinguono i leganti aerei e i leganti idraulici in base a come avviene la presa di indurimento. I leganti aerei, la presa di indurimento avvengono dal contatto con l'atmosfera, tra questi ci sono il gesso, la calce aerea, il cemento magnesiaco, oltre a molti altri, e i leganti idraulici invece, presa di indurimento, avvengono al contatto con l'acqua e con sempre l'aria. E tra questi vi sono la calce idraulica, il cemento di alto forno, tra cui tra gli elementi costituenti abbiamo scorie d'alto forno, ricche in silicio, che è un elemento chimico idraulicizzante, e il cemento Portland, che prende il nome dalla località di Portland, dove sono famose le falesie carbonatiche. Allora, il primo legante di cui voglio parlare è il gesso. Il gesso, da un punto di vista scientifico, non è altro che una roccia sedimentaria monomineralica di natura chimica, quindi è una roccia sedimentaria come l'arenaria, però di differente categoria. Questa si forma in maniera diversa praticamente, cioè i bacini sedimentari spesso sono coperti da acqua. In particolari contesti geologici, climatici, l'evaporazione viene agevolata, e quindi tutti i sali minerali sciolti nell'acqua si concentrano e precipitano sotto forma di cristalli, formando aggregati minerali che poi sono le rocce. Il gesso è monomineralico, quindi i minerali gessosi sono di un'unica tipologia, però differiscono in base al quantitativo di acqua presente nel reticolo cristallino. Abbiamo il gesso biidrato, solfato di calcio biidrato, CaSO4-2H2O, che è la selenite oppure l'alabastro. La differenza tra selenite e alabastro è data dalla misura dei grani. Nella selenite i grani sono più grandi, l'alabastro invece è di più piccole dimensioni. In più, come è visibile dalla foto, la selenite si presenta con geminazione a coda di rondine, che è anche abbastanza bella. E poi abbiamo la fase anidra, che è l'anidrite semplice solfato di calcio. Come si produce il gesso? Come si produce industrialmente il gesso o come legante? Intanto viene estratto dalle cave, macinato, ed infine posto nel forno, dove avvengono due diverse fasi di cottura. La prima fase di cottura, che si raggiunge a circa 163 gradi centigradi, in cui si ha la perdita di 1,5 molecole di acqua. Perciò dalla fase biidrata di selenito anidride si passa alla fase epidrata, CaSO4-0,5H2O. Dopo 15 minuti, in cui si forma la fase epidrata, passiamo alla seconda fase di cottura a circa 170 gradi, dove tutta l'acqua del reticolo cristallino scompare, e abbiamo l'anidride, la fase anidra, CaSO4. Questo materiale fine viene poi incartato, imballato, non so come si dice, trasportato nei centri di distribuzione per poi utilizzarli in cantiere. Il gesso viene utilizzato principalmente, oltre che come legante, anche come per la produzione di pannelli di cartongesso, e anche all'interno di intonaci e vernici. Non sembrerebbe, però il gesso effettivamente nella sua produzione produce un sacco di sostanze inquinanti, sia allo stato solido che allo stato fluido, nello specifico gassoso, tra i quali abbiamo il particolato, che va a formarsi in quasi tutte le fasi di produzione del gesso, quindi dalla cavazione, dalla macinazione, al deposito, allo stoccaggio e infine anche nel trasporto. Questo particolato arricchisce, diciamo, il pulviscolo atmosferico e ne varia le condizioni chimiche di equilibrio.
Poi abbiamo i gas derivanti dalla combustione, che sono l'anidride carbonica, l'anidride carboniosa, l'ossido di azoto, i composti organici volatili ed infine l'anidride solforosa. Il secondo legante aereo, che è secondo l'ultimo legante aereo di cui voglio parlare, è la calce aerea. Anche questa come materia prima un materiale geologico, nello specifico il sale ternario del carbonato di calcio, che in natura si trova sotto forma di calcite, che è un minerale sedimentario che forma in aggregato la roccia carbonatica, il calcare. Il calcare è una roccia sedimentaria di natura chimica come il gesso e organogena. Nella slide abbiamo a sinistra il calcare vaporitico, che è la roccia chimica, e in alto a destra invece la calcare di fossilite, che è una roccia organogena e si forma per l'accumulo e la cementazione di resti scheletrici fossili di organismi marini. Altro esempio di roccia organogena è la stromatolite, qui, che si forma per azione metabolica di microorganismi, quali le alghe blu, le alghe azzurre, i cianobatteri. Ma esistono diverse categorie, sempre comunque con la stessa modus di formazione. Poi abbiamo il marmo, utilizzato per la produzione della calce, che è una roccia metamorfica, cioè si forma per la trasformazione indotta dalle variazioni di temperatura e pressione del calcare. Qui in foto abbiamo una calcite, carbonato di calcio, e una dolomite. La dolomite è un altro minerale carbonatico che forma principalmente la dolomia. La dolomia è utilizzata invece per la produzione del cemento magnesiaco ed è un doppio carbonato di calcio e magnesio. Allora, come si produce industrialmente la calce aerea? Si estrae il materiale geologico dalla cava, si macina come nel caso precedente e infine si inserisce nel forno. Nel forno avviene a circa 900 gradi centigradi per 2 ore la reazione di decomposizione della calcite, del minerale, che è il carbonato di calcio, e viene definita calcinazione. In questo caso si forma l'ossido di calcio, che è la calce spenta, e l'anidride carbonica. La calce viva deve essere spenta con l'idratazione stechiometrica, cioè si aggiunge una quantità tale di acqua da poter spegnere tutta l'ossido di calcio. Si produce in questo caso l'idrossido di calcio, che è appunto la calce spenta. Perché diciamo questo? Perché è la calce spenta che al contatto con l'aria durante la messa in posa per la costruzione reagisce con reazione di sostituzione con l'anidride carbonica presente in atmosfera. Questa sostituzione tra gli ioni ossidrili dell'idrossido di calcio con l'anidride carbonica atmosferica produce nuovamente la calcite che abbiamo eliminato in precedenza, che cristallizzando incastra gli inerti e perciò funge appunto da legante. Passiamo alla calce idraulica, che invece è un legante idraulico. La calce idraulica deriva sempre da materiale geologico, nello specifico il calcare e l'argilla. L'argilla in quantità molto minori in volume rispetto al calcare, circa il 5-10%, può essere combinata nell'industria oppure può essere combinata già dal punto di vista naturale in affioramento con le marne, che sono un'altra tipologia di roccia sedimentaria. La calce idraulica è stata scoperta in maniera casuale dai fenici e la ricetta è stata successivamente poi migliorata dai romani. I romani aggiunsero alla calce, all'argilla, il cocciopesto che è materiale di scarto della ceramica, quindi anfore eccetera, che non è altro che argilla cotta, quindi presenta minerali con all'interno elementi idrolicizzanti. Oltre al cocciopesto, i romani utilizzano anche la pozzolana, che è un materiale piroclastico. I piroclasti sono rocce magmatiche effusive che si formano per frammentazione violenta del magma durante la risalita lungo il condotto vulcanico con le eruzioni esplosive.
come quelle tipiche che sono venute in Campania, sia nel sia col Vesuvio che con i Campi Flegrei. Proprio nell'area dei Campi Flegrei sorge Pozzoli, il cui nome rievoca la Pozzolana, perché è stata cavata la Pozzolana. I Campi Flegrei sono un complesso vulcanico estremamente importante, tra i più pericolosi del mondo. Tanto è vero che l'area è depressa, ma nell'ultima eruzione del XVII secolo si è formato questo Monte Rosso, che è chiamato Monte Nuovo appunto perché prima non c'era, tanto violenta era l'eruzione. Come si produce la calce idraulica? La calce idraulica si cava il materiale roccioso, si macina, poi si mette nel forno. Nel forno avviene una prima cottura a circa 450 gradi con la decomposizione dei minerali argillosi, la disidratazione. Si formano in questo caso tre principali ossidi, che sono di ferro, alluminio e silicio. Bisogna ricordarli perché sono quelli che poi danno la proprietà idraulicizzante alla calce. Si raggiungono i 900 gradi, come nel caso precedente, con il fenomeno di calcinazione si aggiunge la calce viva, dunque l'ossido di calcio, che invece dà le funzioni aeree alla nostra calce idraulica. Si interrompe la cottura e avviene lo spegnimento della calce viva con la produzione della calce spenta. Ora, perché idraulica? In parte abbiamo detto che fa presa e indurimento con l'atmosfera, sempre con il processo di sostituzione dell'anidride carbonica agli ioni ossidrili, e gli altri tre ossidi, ferro, alluminio e magnesio, invece fanno presa di indurimento con l'acqua che viene aggiunta nella messa in posa. Si ha l'idratazione dei minerali ferrici, magnesici, eccetera, e dunque la cristallizzazione che blocca gli inerti. Passiamo all'ultimo legante idraulico, che è il cemento Portland. Il cemento Portland ha una composizione simile rispetto alla calce idraulica, formata da calcare, ho sbagliato, deve essere calcare, e argilla, 50-50, non quella sproporzionamento tra i due elementi come nel caso della calce in precedenza. E si può trovare sempre sotto forma di magma in natura. Anche in questo caso si macina il materiale, avviene la cottura a 450 gradi con decomposizione dei minerali argillosi, la formazione degli ossidi idraulicizzanti, la calcinazione a 900 gradi come per la calce aerea e la calce idraulica. Però in questo caso non fermiamo la cottura a 900 gradi, ma continua fino ad arrivare a circa 1000-1200 gradi con la reazione dei quattro ossidi di cui parlavo in precedenza. Questi si combinano a formare dei particolari minerali importanti per la mineralogia del cemento, anche per le caratteristiche meccaniche nella messa in posa. Si raggiungono temperature ancora maggiori di 1200 gradi fino al fondere parte del materiale, che poi viene raffreddato in maniera veloce, tanto da vitrificare il fluido formatosi. Comunque a me interessano questi quattro minerali, che sono, sulla sinistra abbiamo le formule industriali, sulla destra le formule mineralogiche: la lite, che è un silicato tricalcico, la perite, che è un silicato dicalcico, la brommillerite, che è un alluminato ferrito dicalcico, e la celite, che è un alluminato tricalcico. Durante la messa in posa, la presa viene governata dalla cristallizzazione veloce e molto veloce rispettivamente della brommillerite e della celite, mentre l'indurimento, che consiste non nella cristallizzazione quanto nell'acquisizione delle caratteristiche meccaniche del legante, è governata da alite e belite rispettivamente, con cristallizzazione lenta e molto lenta. Gli inquinanti prodotti da questi leganti sono dovuti fondamentalmente dal processo di cottura per la combustione e dunque il raggiungimento delle elevate temperature, come nel caso del gesso, insomma sono praticamente quasi gli stessi, e soprattutto per l'utilizzo dell'acqua, per l'utilizzo dell'acqua durante la messa in opera. Infine abbiamo il calcestruzzo armato, in fine di questa parte, perché ce ne sono altre. Abbiamo il calcestruzzo armato, che
invece è il materiale che è più utilizzato nell'edilizia attualmente. Esso è formato da due elementi principali che sono il calcestruzzo, a sua volta la combinazione di inerti in dimensioni maggiori dei 2 mm, dunque nel range sedimentario delle ghiaie, dell'elegante, cemento Portland principalmente, dell'acqua. L'altro elemento è l'acciaio. Ora, l'utilizzo sfrenato del calcestruzzo armato attualmente è stato indotto dal pensiero, diciamo, generale di distruttibilità del calcestruzzo armato. In realtà vi sono determinati contesti che ne portano non alla distruzione ma al deterioramento. Esatto, al deterioramento. Per esempio, nel calcestruzzo in aree costiere può essere attaccato da sali minerali o soprattutto i dondini di acciaio con cui si fa l'armatura del calcestruzzo possono essere a contatto con l'acqua ossidati, dunque va a mancare, va ad essere lesa la resistenza a flessione del tondino e in più si ingrandisce di volume e spacca il copriferro per le elevate pressioni. Per quanto riguarda invece gli inquinanti, entrambi gli elementi, sia il calcestruzzo che l'acciaio, producono numerosissime sostanze inquinanti. Partendo dal calcestruzzo, abbiamo dall'acciaio, la produzione dell'acciaio sull'ossidazione del ferro. L'ossidazione del ferro che a sua volta è fondata sull'utilizzo del monossido di carbonio, perciò per la produzione del monossido di carbonio deve essere bruciato del coke petrolifero. Il coke petrolifero già di per sé, appunto proveniente dalla lavorazione e raffinazione del petrolio, è abbastanza inquinante sia atmosfericamente che anche nelle falde acquifere quando avvengono degli incidenti. Quindi molto elevato il tasso di inquinanti prodotto dal solo acciaio. Per quanto riguarda invece il calcestruzzo, di per sé la produzione di un metro cubo di calcestruzzo ha bisogno di circa 300 kg di cemento. Il cemento a sua volta, per essere prodotto una tonnellata di cemento, vi è bisogno circa di 1,5 tonnellate di materie prime, da 1110 a 2010 kWh di energia e si rilascia nell'ambiente da 1 a 1,2 tonnellate di CO2, di anidride carbonica. Oltre ai 300 kg di cemento si aggiungono 1900 kg di aggregati, 180 kg di acqua e dagli 1 ai 3 kg di additivi. In più l'energia elettrica che è richiesta per la produzione di un metro cubo di calcestruzzo è di circa 1,64 kWh. Analizziamo adesso i laterizi, dopo i laterizi c'è il legno e poi finiamo. I laterizi sono importanti nell'edilizia fin dai tempi, come già detto, dei Sumeri, ma perché? Principalmente per la modularità della forma del laterizio, che permette una buona aderenza dei diversi elementi murali e in più una buona combinazione di questi durante la messa in posa. Oltre a queste caratteristiche, è importante il modico e contenuto costo, la leggerezza dovuta alla porosità del materiale, che dipende dalle caratteristiche mineralogiche dell'argilla, e la facile reperibilità delle materie prime, perché appunto l'argilla affiora in tutti i luoghi in Italia. Il laterizio presenta anche lui alcuni difetti dovuti per esempio a fenomeni di efflorescenza, cioè attacco di sali sotto forma di patine biancastre, che possono essere comunque eliminate mediante il getto di acqua ad alta energia, perché il sale è solubile nell'acqua. E la gelidità: quando l'acqua entra nel laterizio, se congelata, spacca il laterizio perché aumenta di volume. Come si producono i laterizi? Si estrae l'argilla, successivamente si stagiona l'argilla, viene dilavata per eliminare la materia organica ed infine viene formata da prima a mano, adesso mediante meccanismi industriali. Poi viene posta all'interno di fornaci al tunnel divisa in tre camere. Nella prima camera viene l'essiccamento con la perdita totale dell'acqua interstiziale dei 500 gradi centigradi e 200 gradi centigradi. Si passa nella seconda camera,
d'ordine il processo di cottura, che è sempre lo stesso come visibile, c'è la decomposizione delle argille, viene ridotta un po' la temperatura di cottura perché è diverso il materiale iniziale, sia però la decomposizione delle argille e la calcinazione. A 900 gradi si formano dei particolari minerali che sono importanti anche dal punto di vista mineralogico, scientifico vero e proprio, che sono i pirosseni, diossite e wollastonite, che sono minerali, tra i minerali più alto fondenti insieme all'olivina e plagio basso calcitico, di cui parleremo successivamente. Sono dei minerali silicatici, cioè formati con l'assemblaggio di tetraedri di silicato, che si dispongono a formare delle catene, nel caso specifico queste sono catene singole. Nel caso dell'anortide, cioè del plagioclasio calcico, invece i tetraedri si dispongono a formare un'impalcatura tridimensionale anche più stabile e vengono definiti detto silicati. Tornando all'amianto, visto che ne hai parlato, anche l'amianto è una tipologia, un gruppo di minerali appartenenti alla classificazione silicatica, nello specifico filosilicatica, sono filosilicati, cioè i tetraedri si dispongono a formare dei foglietti, ecco perché ci sono le fibre, e appunto sono filosilicati. Comunque i laterizi, per quanto riguarda l'impatto ambientale dei laterizi, questo è molto ridotto rispetto ai materiali precedentemente descritti, anche perché è più facile il riciclaggio. Infatti dalla dismissione di un edificio si possono ricavare mattoni, blocchi, materiali di riempimento e stabilizzazione per le infrastrutture, aggregati e infine terra per i campi da tennis. La pecca più grande del laterizio è l'utilizzo dell'acqua per i leganti. Il legno è l'ultimo materiale che affrontiamo, è molto importante assieme all'argilla, è il principale materiale edilizio della biedilizia, per le ottime caratteristiche fisiche, tra le quali l'ottima resistenza meccanica, il forte potere termocoibente, la buona igroscopicità, dunque la capacità di regolare l'umidità e le elevate temperature superficiali. Allora, nonostante queste buone caratteristiche fisiche e il fatto che sia l'elemento edilizio più utilizzato nella biedilizia in Italia, in questo decennio c'è stata una riduzione dell'utilizzo, poiché in passato ha portato alla riduzione del patrimonio forestale nazionale in determinate aree. Per questo, per tornare in auge, diciamo, nell'edilizia, bisognerebbe effettuare delle campagne di forestazione produttiva e così via. Affinché il legno sia ecosostenibile, bisogna che comunque abbia delle particolari caratteristiche, quali la produzione locale, la produzione locale, vediamo perché. Poi, come c'è detto, la provenienza da taglio selettivo, quindi da forestazione produttiva, e le specie utilizzate devono essere di rapido crescimento, in maniera tale che il terreno non rimanga scoperto per molto tempo, quindi l'ecosistema non vari in maniera elevata. Tra le specie di rapido crescimento abbiamo il pino, l'abete, il pioppo e l'ontano qui in foto. Vanno evitati i legnami esotici, perché i principali produttori di legnami esotici sono quegli stati che attualmente versano in boom economico, non so come dire, un nuovo boom economico, che sono per esempio il Brasile e l'India, che per l'intensa produzione di questi legnami provoca in determinate aree anche deforestazione con rispettiva desertificazione irreversibile. E poi i legnami esotici per il trasporto vengono trattati con prodotti derivanti dalla sintesi petrolchimica, dunque sono inquinanti già di per sé. Grazie. Grazie. Grazie mille. Allora, le slide sono
per fortuna terminate. Allora, come avete visto dalla relazione di Francesco, volutamente tecnica, la costruzione in acciaio, mattoni, cemento, crea un impatto ambientale notevole. Abbiamo visto che c'era un filo conduttore che ci legava, che era il valore. Il valore nel senso che per produrre il cemento, per produrre la calce, per produrre i laterizi, correggimi se sbaglio, abbiamo bisogno di cotture che arrivano fino a 1200 gradi, quindi un grande impatto ambientale. Abbiamo scoperto che mentre il calcestruzzo doveva essere indistruttibile in eterno, invece non lo è, si degrada a causa degli agenti atmosferici, si degrada per tutta una serie di altre ragioni, e se ci ha insegnato qualche cosa il Ponte Morandi a Genova, voglio dire, abbiamo detto tutto. Lo possiamo vedere anche, diciamo, nei fabbricati che abbiamo portato di mano. Se andiamo a vedere un po' in giro, quindi andiamo a vedere, case sono state costruite 20, 30, 40 anni fa, se non sono state riprese con delle pesanti ristrutturazioni, in questo momento si possono trovare in condizioni, diciamo, abbastanza male, abbastanza maluccia. Che cosa vogliamo, cioè dove vogliamo arrivare con questo ragionamento? È possibile in Italia convertire l'edilizia dal cemento, ferro, mattoni a qualche cosa di diverso, ad esempio sostenibile? Arriviamo, diciamo, al ragionamento di partenza. Dobbiamo arrivare a qualche cosa che sia ecocompatibile ed ecosostenibile. Abbiamo visto che la plastica non è ecocompatibile ed è poco ecosostenibile, perché qualsiasi cosa che fai, voglio dire, il beneficio è veramente limitato. L'amianto abbiamo visto che è una scelta assolutamente che non è né ecocompatibile né ecosostenibile. La costruzione ferro cemento amianto abbiamo visto che ha dei costi ambientali enormi. La possibile soluzione è il legno. Okay? Il legno è una possibile soluzione perché è sia un materiale ecocompatibile, che cresce da solo, non ha bisogno di altre cose, no? E sia ecosostenibile. Questa è una cosa molto importante, perché se noi naturalmente per convertire l'edilizia dal ferro, mattone e cemento al legno dobbiamo andare a deforestare tutto quello che c'è, allora non è più sostenibile. Beh, in questo caso vi do un dato, perché ho scoperto, magari voi lo sapete già, quindi l'ho scoperto solo io, l'istituto CNR Ivalsa, quindi parliamo del CNR di San Michele in Alto Adige, ha dimostrato con uno studio che il legno necessario per produrre un edificio 200 metri quadri, quindi una casa bella grande, è pari alla ricrescita oraria spontanea dei boschi del Trentino. Cioè, le foreste, anche se noi non ce ne accorgiamo, crescono, ricrescono. Bene, solo con la ricrescita delle foreste del Trentino Alto Adige noi potremmo ricavare il legno per costruire una casa di legno di 200 metri quadri ogni ora. Io dicevo, vabbè, però l'Italia è lunga, eh? Prima abbiamo parlato del patrimonio edilizio, che sono 120 milioni di vani, no? Questo patrimonio spaventoso, la cui metà è priva di qualità, non è norma antisismica, eccetera, eccetera. Bene, se noi consideriamo tutto l'arco alpino, la ricrescita boschiva del solo arco alpino, con quella ricrescita noi ogni anno, senza abbattere nel senso figurato nemmeno un albero in più di quello che c'è, noi potremmo costruire ogni anno 100.000 case di legno. E se noi considerassimo tutto il patrimonio boschivo italiano, questo numero potrebbe arrivare addirittura a 450.000 case, solo con la ricrescita, quindi senza andare a depauperare il patrimonio boschivo italiano, che negli ultimi 30 anni è cresciuto tantissimo ed è diventato un patrimonio veramente eccezionale. Okay? Allora, come si può fare questa riconversione? Si può fare naturalmente se lo Stato
ritorniamo anche un po' a temi che abbiamo toccato prima, no? Cioè si dà un bonus, quindi il bonus in Italia ormai non se ne frega a nessuno, voglio dire, però voglio dire, sulle case di legno e su questa riconversione ecologica magari ci sarebbe da fare alcuni ragionamenti, anche perché tutti quanti questi eco bonus vengono dispersi in modo indiscriminato senza una vera e propria strategia, senza una guida, senza una progettualità di lungo periodo. Allora tu magari attraverso anche i bonus vedi le case di legno, però credo, macchie di leopardo, no, qua ognuno fa da sé, non c'è una programmazione strutturata vera, non c'è una coscienza e una sensibilità che ci dice che se ci fa il minimo del senso comune dovrebbe impedire a tutti i comuni italiani di bloccare nuove concessioni edilizie che vanno ad occupare nuovi suoli. Non è che non si deve costruire più, si deve riconvertire. Se tu vuoi costruire, ti devi trovare una casa da abbattere, da ricostruire, da riqualificare. Così si deve fare anche quella che è la rigenerazione urbana. Questo è possibile. Adesso vi faccio vedere un'intervista che io ho realizzato con Claudia Dei, che è ingegnere e che è una collega del nostro Giampaolo Pisani, che rappresenta l'azienda Rubner. L'azienda Rubner, dico subito, non ho conflitti di interesse, non piglio provvigioni, niente, quindi sono soltanto un cliente Rubner, molto soddisfatto, questo sì, perché io ho una casa di legno. Io ho fatto un'operazione di rottamazione edilizia. Questa parola suona un po' strana, dice, ma che è sta rottamazione edilizia? Si sono rottamate le macchine. Vabbè, Renzi ha rottamato pure i politici, figuriamoci, ma pure una rottamazione edilizia. Beh, la rottamazione edilizia è una cosa molto semplice. Ve la racconto brevissima, perché poi dopo approfondiremo nella prosecuzione di questo workshop domani a Cleto, a casa nostra, a casa mia di Riccardo. E sulla rottamazione edilizia il discorso è questo: quando ci siamo posti non il problema ma il quesito, noi vogliamo andare ad abitare in campagna e vogliamo costruire una casa, allora i problemi erano diversi che avevamo davanti. Problema numero uno: io ho paura del terremoto, ok? Poi la fortuna naturalmente ti porta a delle cose, mi sono fatto pure il terremoto dell'Emilia, quindi insomma ho preso il terremoto dell'Emilia, no? Il terremoto si prende, è un po' come una malattia, no? Perché arriva, tu non te l'aspetti, c'è lo scuotimento, eccetera, eccetera. Bene, quindi dovevamo risolvere il problema, perché siamo in una zona ad alto rischio sismico, ci siamo posti il problema, noi non dobbiamo occupare neanche un centimetro di suolo in più rispetto a quello che già ho occupato, in più dobbiamo costruire qualche cosa che sia ecocompatibile, ecosostenibile. Va bene, ecocompatibile, ecosostenibile, casa di legno. La casa di legno ci ha risolto il problema del rischio sismico. E adesso lo vedremo. Non vi anticipo nulla, però c'è un passaggio qui dell'intervista con delle prove tecniche che sono davvero impressionanti. E in più, appunto, l'occupazione del suolo l'abbiamo risolta perché abbiamo trovato un rudere da abbattere, dove abbiamo ricostruito un rudere di pietra a terra senza nessun valore storico, dico, in tutte le operazioni di rottamazione edilizia tutto si può fare, meno che andare ad incidere sul patrimonio storico e culturale dei centri storici, perché da questo no. Anche perché, ripeto ancora una volta, ce n'è tanto da realizzare, perché la metà del patrimonio edilizio italiano è un patrimonio che fa schifo, è privo di qualità, non è norma antisismica e che quindi andrebbe rigenerato. Ora, ascoltiamo questa intervista. E poi dopo praticamente abbiamo terminato, vi darò soltanto l'appuntamento per domani, ma prima di farlo ci terrei che voi ascoltaste l'intervista e poi dopo vorrei dare brevemente la parola anche a Giampaolo, che insomma ci è venuto a trovare, lui rappresenta Rubner e di conseguenza due parole vorrei che tu intervenissi. Faccio vedere subito l'intervista così andiamo avanti velocemente. Siamo in compagnia della dottoressa Claudia Dei, ingegnere e tecnico commerciale della Rubner House di Pontedera, in provincia di Pisa. Ben arrivata. Grazie, buongiorno. Siamo qui per rivolgere alla dottoressa Dei alcune domande. E la prima è: ci può descrivere la storia e l'evoluzione dell'azienda Rubner House e il posizionamento odierno sul mercato delle case di legno di questa azienda?
Con molto piacere. Io sono la consulente per la Costa Toscana, per Rubner House, e faccio appunto parte di Rubner House, che siamo circa 300 collaboratori e realizziamo circa 250 case l'anno. Rubner House a sua volta fa parte del gruppo Rubner, un gruppo attivo nel settore del legno dal 1926, siamo infatti alla quarta generazione Rubner. Il mio capo diretto infatti è proprio Michael Rubner e il gruppo Rubner si occupa di tutta la filiera costruttiva del legno. Abbiamo foreste di proprietà nell'arco della Stiria, le nostre segherie dove questo legno viene lavorato e ci occupiamo di grandi strutture, progetti chiave in mano, abitazione, ma anche porte, portoncini e serramenti. Molto bene, grazie. E, mi sembra diciamo, una realtà che ha comunque una tradizione lontana nel tempo. La Rubner, il gruppo Rubner, quando ha visto la luce in Italia e dove si trova la sua sede, ha più sedi in Italia, più strutture esatto. Produttive. Certo, allora tutto è iniziato nel 1926, proprio con una segheria alimentata ad acqua a Chiemes, nel cuore delle Dolomiti, fra Brunico e Bressanone, dove ancora oggi abbiamo la nostra sede principale. E da lì poi si è sviluppata nel 1964 proprio Rubner House, che si occupa principalmente di case unifamiliari. E ad oggi abbiamo già realizzato circa 25.000 case. Per quanto riguarda invece quella che è l'evoluzione, diciamo, del nostro percorso sul mercato, diciamo che siamo nati come produttore di case, ma oggi quello che offriamo non è soltanto un servizio di costruzione. Cerchiamo di offrire ai nostri clienti proprio uno spazio di vita curato a 360 gradi. Andando a identificare tutti i vari step di costruzione di una casa, dall'aiuto nella ricerca del terreno edificabile, la consulenza tecnica e poi anche per tutto quello che è la parte di interni e arredi. E oggi come oggi quello che ci contraddistingue come leader di mercato è proprio la possibilità di offrire ai nostri clienti la più completa libertà di scelta. Quindi ogni spazio di vita che realizziamo è uno spazio costruito su misura per i nostri clienti. Quindi dal legno che utilizziamo e quindi dall'approccio più sostenibile dei materiali che utilizziamo, abbiamo unito un altro elemento molto importante che è la precisione tedesca e lo stile italiano. Ecco, l'azienda appunto nasce in Alto Adige e ha un po' questa bivalenza, siamo veramente al confine. E quindi abbiamo sfruttato questo posizionamento geografico, ma anche questo posizionamento di forma mentis, ecco, dei miei colleghi altoatesini. Beh, mi sembra molto interessante questo connubio di precisione tedesca e stile italiano, cioè un connubio sicuramente felice e sicuramente interessante. E, certo. Volevo chiederle una cosa. Allora, nelle zone tipicamente montane, insomma, le case di legno sono una tradizione che affondano veramente una radice nel tempo, anche nei tempi antichi, no? Però in le altre zone del paese rispetto al legno, poi peraltro in questo momento io parlo proprio dall'interno di una casa di legno, come si può vedere la parete sul mio sfondo, e questa una qui è esattamente, e quindi questa è una casa Rubner costruita dalla vostra azienda. Però esiste un pregiudizio nei confronti della casa di legno, perché magari si può pensare, se poi bruciano, cioè esiste certo. Nella casa di legno un rischio di incendio maggiore rispetto al rischio che si corre nelle case tradizionali, no? Quelle fatte in muratura piuttosto che in cemento armato, assolutamente sì, ha detto bene, è proprio un pregiudizio in verità, perché partendo dal presupposto che ovviamente ogni casa che viene realizzata, sia che sia in cemento armato, che sia in muratura, sia che sia in legno, viene ovviamente dimensionata
secondo la normativa, per cui deve resistere a quelle che sono le sollecitazioni antincendio. Quindi, partendo da questo presupposto, in verità tra i vari sistemi costruttivi il legno è il sistema più sicuro, molto più sicuro della struttura in cemento armato, perché la stessa struttura, la stessa abitazione realizzata in legno o realizzata in cemento armato, se viene sottoposta a uno stesso incendio, nel caso del cemento armato si ha un collasso molto molto veloce, proprio perché l'acciaio all'interno dei ferri di armatura si dilata, rompendo completamente il cemento e dando un collasso immediato e fragile alla struttura. Una struttura in legno invece brucia in modo controllato, quindi 0,7 mm al minuto, senza avere una rottura fragile improvvisa. Questo vuol dire che, dimensionando la struttura adeguatamente, si ha una resistenza all'incendio per ore e ore, senza avere mai una improvvisa crollo della struttura. E quindi si tratta davvero di un pregiudizio. Quindi assolutamente sì. Ecco, la costruzione in legno ha queste caratteristiche, quindi c'è anche nel caso di scoppio d'incendio la possibilità di controllarlo meglio. Esattamente. Oppure anche nel tutte caso. Le costruzioni vengono proprio realizzate e studiate in modo tale da resistere sia per quanto riguarda la tenuta dei fumi, che per quanto riguarda la trasmissione del calore, che per quanto riguarda proprio la stabilità in caso di incendio. E tutto questo immagino che naturalmente sia certificato sia da studi che anche da certificazioni richieste, voglio dire, dalle norme, urbanistiche. Assolutamente sì, i nostri valori sono certificati a livello europeo e seguono la norma UNI 1365, che è la norma proprio sulle prove di resistenza al fuoco per elementi portanti. Ho capito. Bene, parliamo adesso invece di un altro rischio che bisogna valutare quando si costruisce una casa, oppure anche quando si ristruttura una casa, quando si acquista una casa, che è il rischio sismico. Il rischio sismico naturalmente è un rischio da tenere in grande considerazione in Italia, perché da nord a sud quasi tutto il territorio nazionale è a rischio sismico di una certa levatura, e quasi tutto il territorio nazionale a rischio sismico medio e alto. Ecco, la costruzione in legno come si comporta rispetto al rischio sismico? Che tipo di soluzione rappresenta rispetto al rischio sismico? Beh, allora, qua invece il pregiudizio va detto che non c'è, credo che ormai sia universalmente noto che il legno è il sistema costruttivo ideale per le zone ad alta sismicità, proprio grazie al peso ridotto e alla duttilità degli elementi di collegamento. Infatti, quella che è la forza sismica è una forza proporzionale al peso della struttura. Avendo una struttura in legno un peso di circa 4 volte inferiore alla struttura in cemento armato e circa 3 volte inferiore rispetto alla muratura tradizionale, ne va di conseguenza che la forza sismica che agisce su una struttura in legno è anch'essa 4-3 volte inferiore rispetto alla forza esercitata su una struttura in muratura o in cemento armato. Inoltre, questo, oltre al peso ridotto, un altro elemento importantissimo è proprio la duttilità dei sistemi di collegamento. Quindi, essere duttile cosa vuol dire? Che in caso di azione sismica, la deformazione degli elementi di collegamento fa da elemento smorzante di quella che è la forza sismica. Quindi, oltre a essere notevolmente ridotta, viene anche smorzata proprio all'interno di questi elementi di collegamento, preservando completamente quella che è la parte di struttura e evitando danni da terremoto. E per spiegarvi meglio questo concetto, però, io avrei piacere di mostrarvi un paio di video dove si possono vedere un esperimento che abbiamo realizzato in collaborazione con varie università. Si è tenuto infatti a Lisbona nel 2012, in collaborazione sia con l'Università di Trento, che ha fatto la coordinatrice, e sia con l'Università di Mino in Portogallo, che con l'Università di Graz in Austria. E praticamente abbiamo realizzato un edificio di 3 piani in legno, e con pianta 5x7, che è la dimensione massima testabile sulla pedana dell'università,
e fondamentalmente questo edificio è stato sottoposto a un terremoto che non ha mai avuto un'intensità tale in Italia. È un terremoto di intensità 8.0 sulla scala Richter. Direi un'intensità sperando di non averlo mai una cosa del genere. Ci mancherebbe un'intensità altamente distruttiva. Se si verificasse una cosa del genere, penso che la quasi totalità dei fabbricati esistenti in Italia subirebbero come minimo dei danni notevoli. Assolutamente, assolutamente sì. Invece questa struttura è stata sottoposta a 40 scosse di intensità sempre crescente senza riportare danni, senza arrivare al crollo. Bene, allora arrivare alla rottura, che era diciamo l'obiettivo di questo esperimento, abbiamo dovuto togliere il 50% delle pareti resistenti al piano terra. Addirittura. Beh, allora esatto. Direi che è interessante andare a vedere questo video e poi magari lo commentiamo insieme. Esatto, esatto. Armato. Bene, sono delle immagini davvero, davvero impressionanti, quindi si nota l'elasticità di questa struttura. Mi corregga lei che è il tecnico in questo momento, con l'obiettivo di, in caso di evento sismico, di non far collassare la struttura, anche perché la cosa più importante proprio nel caso del terremoto è che appunto l'abitazione, la struttura, il tetto non ti cada sulla testa, perché è questo che crea poi dopo la perdita di vite umane e i ferimenti. Sono davvero esatto. Immagini impressionanti, perché anche quelle viste dall'interno si nota proprio l'intensità della scossa. Si è visto subito quello scaffale caduto abbattendosi sul manichino. E quindi quello è una simulazione di una scossa sismica con un'intensità dell'ottavo grado della scala Richter, ho capito bene? Esattamente, esattamente. Bene. E si può vedere che la nostra struttura su tre piani non ha subito danni. Non ha subito danni, perfetto. Quando invece un evento del genere sulle strutture in muratura, se pensiamo per esempio all'edilizia degli anni 60, 70, quindi sono già strutture che hanno la loro età in più, costruite con norme, cioè all'epoca le norme negli anni 60, le norme antisismiche erano davvero rudimentali, no? E ci sono voluti, se non ricordo male, gli anni forse 70, già solo per fare i primi passi e introdurre la norma che il tondino di ferro non fosse liscio, che fosse diciamo, zigrinato, come si può utilizzare questa espressione, per fare più presa con quello che è il legante con il calcestruzzo, insomma. E poi posso fare un'osservazione: se io ad esempio guardo l'intreccio, l'intelaiatura proprio delle travi, no? Della mia casa, quindi osservando il tetto che mi sta sulla testa, si vede proprio questo intreccio di travi che fanno proprio pensare che in caso di spinta sismica, a parte dell'elasticità, questi sono studiati e intrecciati, esatto, ad incastro, in modo che appunto non ti cadano sulla testa, o perlomeno che possono dare la possibilità di fuggire all'aperto. No, assolutamente. Il sisma sono proprio una serie di azioni orizzontali, bidirezionali, e gli incastri che lei ha nella sua abitazione servono proprio per agire in contrasto ad azioni orizzontali, mentre la maggior parte delle sollecitazioni che agiscono sull'abitazione
sono tendenzialmente verticali, pensiamo al carico strutturale della casa stessa, ai pesi degli elementi che inseriamo, al carico neve, anche se probabilmente non è il vostro caso. Quindi è importantissimo dimensionare l'abitazione sia dal punto di vista dei carichi verticali che dei carichi orizzontali. Proprio per questo, uno dei primi elementi che noi richiediamo in ufficio tecnico per poter iniziare a calcolare la struttura dell'abitazione è la verifica geologica. Quindi andiamo a verificare il suolo su cui si appoggia la struttura stessa. Ho capito, sì, questa è una cosa molto importante anche perché lo studio del suolo determina poi dopo in caso di terremoto il tipo di sollecitazioni che avrà poi dopo la struttura, dico bene. Proprio l'accelerazione, come avevo accennato prima, la forza sismica è un peso per un'accelerazione, quindi una massa per un'accelerazione, mi scuso. La massa è proprio data dal tipo di struttura, quindi una massa più leggera, meno pesante come la struttura in legno, già dà una forza sismica minore. L'altro è proprio l'accelerazione, che è l'accelerazione sismica. Ho capito. Una domanda un po' cattivella, ma le case di legno possono essere costruite solo fino a 2-3 livelli, cioè 2-3 piani? O si può andare anche oltre? E se si va oltre, quanto incide proprio su questa cosa importante che è il rischio sismico? Certo, allora assolutamente è possibilissimo andare oltre, e per risponderle le mostro un'immagine del nostro prossimo cantiere. E di questo cantiere si occupa il ramo Rubler Holzbau, quindi il ramo del gruppo che si occupa di grandi strutture, e fondamentalmente stiamo per costruire l'edificio più alto in legno della Germania. Sì, è una torre in legno di 18 piani. Una torre in legno di 18 piani? Esatto, che verrà realizzata ad Amburgo e che ospiterà sia sale espositive che amministrative, uffici e circa 180 appartamenti, quindi un edificio piuttosto importante, sono circa 20.000 metri quadri. 18 piani, non dico che siamo nel novero dei grattacieli, però già insomma di strutture esatto, molto alte, perché andiamo parecchi metri sopra. E possiamo... di questi 18 piani, solo il piano terra e il piano interrato sono realizzati in cemento armato, gli altri 16 piani sono tutti completamente in legno. Perfetto, questa struttura verrà appunto realizzata ad Amburgo, in partenza proprio adesso il cantiere, e le pareti esterne sono tutte realizzate in elementi prefabbricati. I soffitti sono realizzati in legno massiccio e fondamentalmente si ha proprio una struttura a torre. I pannelli strutturali sono in Ixlam, che appunto è un materiale altamente resistente dal punto di vista sismico, e sono state ovviamente garantite anche tutte le sicurezze del caso di un edificio del genere, compresa la protezione antincendio, la protezione rispetto all'umidità per il legno, la protezione rispetto a quelli che sono anche i raggi ultravioletti, perché come si può vedere dall'immagine abbiamo tantissime superfici vetrate, quindi si evita anche tutto quello che può essere il surriscaldamento di edifici con grande quantità di vetro. Fondamentalmente la costruzione, la realizzazione sarà un'occasione anche per far sperimentare a tantissime persone, perché appunto si parla di circa 180 unità abitative, il comfort di una casa in legno. Molto bene, veramente davvero interessante questa iniziativa. Quindi a breve lo vedremo anche realizzato. In questo momento è stato fatto il progetto, quindi si è passati alla fase esecutiva. Cioè il cantiere è stato già aperto oppure un qualche sì, cosa? Sì, il cantiere è proprio in fase di realizzazione. Molto bene, perfetto. Allora magari poi dopo faremo un aggiornamento quando questa struttura sarà realizzata, perché credo che per la vostra azienda sarà poi dopo un punto d'orgoglio aver realizzato una struttura del genere. Esattamente. Bene, adesso io vorrei passare ad un altro argomento, quindi anche ad un'altra domanda. Ci sono caratteristiche ambientali dove non è consigliato costruire o abitare in una casa di legno? Per esempio ambienti costieri marini,
per esempio l'azione, pensa all'azione del sale, no? Si può essere nociva per la casa costruita in legno, oppure ambienti particolarmente umidi o particolarmente secchi, centri cittadini, oppure altri luoghi con specificità dove non è consigliabile costruire o abitare in una casa di legno? Assolutamente no. In verità noi, essendo un'azienda con più di 50 anni di esperienza e avendo già costruito 25.000 case, abbiamo avuto la fortuna di sperimentare tutte queste situazioni. E, parlo anche dei miei casi personali, perché io, lavorando su quella che è la costa toscana, mi occupo in primis di questi dubbi, ecco. E rispondo molto facilmente invitando le persone ad andare proprio a vedere i nostri stabilimenti balneari, che sono stati realizzati negli anni 70 e negli anni 80, che sono ad oggi in ottime, anzi perfette condizioni, nonostante appunto l'esposizione al salmastro. Ma la questione è che proprio il legno, in verità, si va a integrare con quello che è il contesto. La proprietà migliore, secondo me, del legno, anche più della resistenza agli incendi e anche più della resistenza al fuoco, che fondamentalmente sono dei dimensionamenti che possono essere fatti su tutte le strutture, ma quello che veramente, secondo me, contraddistingue una struttura in legno è proprio la traspirabilità della struttura. E è quello che poi dà il maggior comfort a chi vive all'interno della struttura. Quindi, che io vada a costruire una casa in un clima molto secco o in un clima molto umido, il legno ha proprio questa proprietà igroscopica, per cui si va a regolare su quella che è l'umidità dell'ambiente, donando sempre la sensazione di un'abitazione asciutta. E quindi io non ho mai formazione di muffe né umidità, e vado sempre a trovare un clima molto 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 confortevole, sia che mi trovi sul mare che ovviamente che mi trovi sulle Dolomiti. Questo lo posso assolutamente confermare, perché in una casa di legno non esiste proprio quel concetto di umidità, oppure in quelle giornate particolarmente umide all'esterno, quando fa quella quando c'è quel clima che proprio senti che l'umidità ti entra nelle ossa, cioè, in casa questa roba qui è qualcosa che proprio non esiste. Quindi c'è una sorta di termo, come se ci fosse un termo regolatore, in questo caso naturale, sia dell'umidità e sia poi dopo anche della temperatura. Però di questo ne parliamo un po' più approfonditamente fra poco. Io vorrei porre anche questa domanda: ma una casa di legno quanto dura? Cioè, se io oggi costruisco una casa di legno, posso sperare di consegnarla anche alle future generazioni quando non ci sarò più? Oppure ha una durata limitata nel tempo e poi dopo bisogna, non lo so, abbatterla per ricostruirla? No, assolutamente. Le strutture in legno sono paragonabilissime a qualsiasi altra struttura. Anzi, in realtà, proprio perché non hanno muffe, non hanno queste situazioni di umidità all'interno, hanno una durata di vita ancora più ampia di tante strutture che purtroppo tendono poi a marcire, ecco, a imputridirsi purtroppo. Quindi una casa in legno può assolutamente essere un bene e un valore per sempre, per una famiglia. La cosa più bella, secondo me, da considerare è che non soltanto è un valore per sempre, ma è un valore in aumento, perché il valore economico di una casa in legno è sempre crescente, a differenza di quelle che sono a volte le strutture tradizionali. Sì, anche perché poi le strutture tradizionali hanno bisogno di, dopo un certo numero di anni, anche di manutenzione importanti. E a proposito di manutenzione, come si fa la manutenzione in una casa di legno? E con quale periodicità? E quali costi anche? Perché anche questo è importante. Non ci sono assolutamente differenze di sorta. Io riporterei un esempio molto carino che ho seguito personalmente, ma di cui conosco il cantiere, perché si trova qua a Pietrasanta, provincia di Lucca. E praticamente abbiamo fatto un ampliamento di una nostra abitazione degli anni 80. Ah.
con anche delle modifiche interne. Quindi un vantaggio di chi sceglie una casa rubber, quindi una casa con una storicità, è anche proprio quella di poter sentire direttamente noi e il nostro servizio post vendita. Quindi qualora voleste spostare una parete, modificare una finestra, la sagoma, fare un ampliamento o una sopraelevazione, sono tutti casi che abbiamo già seguito e che ci capitano frequentemente. Abbiamo proprio all'interno della nostra azienda un reparto apposito di persone che vi seguiranno in questa fase. Ho capito bene, quindi in realtà la differenza con le tecniche costruttive tradizionali, chiamiamole così, perché poi le case in legno in realtà sono delle è la vera tecnica esatto. costruttiva tradizionale. Questo magari ce lo siamo dimenticati, perché nei tempi antichi il legno veniva utilizzato molto di più, anzi possiamo proprio definirlo una tecnica costruttiva tradizionale, naturalmente esatto. aggiornata con le norme, con la tecnologia e con l'ingegno attuale, no? Questo è pacifico. Però noto da quello che mi sta raccontando che poi in realtà scegliere se costruire con cemento, ferro, mattone, chiamiamolo così, oppure costruire in legno, questo non pregiudica nessuna delle possibilità future, anche in termini di ampliamento, modifiche. Naturalmente poi ci si deve confrontare con le norme urbanistiche, quindi ci sono le cose che si possono fare e quelle che no, questo è pacifico, però in questa cornice non c'è una differenza sostanziale se fra la casa in cemento, mattone e ferro, piuttosto che con la casa di legno. È giusto quello che ho appena affermato? Anzi, in verità è un cantiere molto più pulito, molto più rapido, con tempi certi, costi certi e anche ovviamente una qualità poi dell'edificio che verrà realizzato completamente diversa. Ecco. Bene, parliamo adesso invece del comfort della casa di legno. E che differenza c'è, se esiste, no, in termini di comfort abitativo fra una casa costruita in ferro, cemento e mattoni rispetto ad una casa di legno? Abitare in una casa di legno è più salutare rispetto ad una casa in cemento, ferro, mattoni? È ininfluente oppure no? Assolutamente è molto più salutare. La salubrità è proprio uno dei nostri valori e fa proprio parte di quella che è la nostra filosofia aziendale. Noi utilizziamo solo materiali naturali, quindi legno, fibra di legno, sughero, ma non soltanto per una questione di risparmio energetico, proprio perché la struttura ecologica delle case in legno crea questa atmosfera abitativa interna di maggior comfort. Praticamente le pareti sono realizzate in modo tale da avere altissima efficienza energetica, ma anche massima qualità di vita e di comfort. Quindi non soltanto offrire una maggiore protezione sia contro il caldo, che è importantissimo, soprattutto nelle nostre zone, perché certo, anch'io in Toscana soffro più il problema del caldo, come voi, che il problema del freddo. Ma ha la possibilità di regalare un microclima piacevole, completamente regolato, e tutto questo è ovviamente testato e confermato da misurazioni che vengono fatte in continuo su quella che è la qualità dell'aria all'interno delle nostre abitazioni. E il certificato che ci permette di dare una garanzia su quello che è il microclima interno delle nostre abitazioni è la certificazione TÜV, che proprio va a verificare i composti volatili che sono all'interno delle abitazioni, perché purtroppo spesso sappiamo che in realizzazioni di altro tipo la qualità dell'aria è peggiore all'interno della casa che all'esterno. E questo è una... È veramente assurdo a pensarci che possa esserci più sostanze inquinanti nella nostra casa dove dormiamo e passiamo molto tempo piuttosto che all'esterno dove ci sono delle fonti inquinanti importanti. Quindi assolutamente la salubrità delle case in legno è garantita sia appunto dall'assenza completa di muffe, dal microclima che permette di garantire sempre il massimo comfort, e poi dall'utilizzo dei materiali naturali che fanno sì che non ci siano sostanze inquinanti all'interno dell'abitazione. Molto bene, questo posso testimoniarlo anche io in prima persona, quindi oltre a
ad un comfort abitativo superiore rispetto alle case costruite in ferro, ferro, cemento e mattoni, diciamo, diciamo così, è anche più salutare, ci si sente meglio in una casa di legno, anche perché i tassi di umidità sono, non sono alti e non sono neanche troppo bassi. E il giusto è esattamente quel livello di umidità che fa stare bene il corpo. Quindi non è soltanto una questione di comfort abitativo, ma anche di salute, perché sappiamo bene quanto, ad esempio, lo sviluppo di muffe nelle abitazioni possa poi dopo danneggiare la salute attraverso infezioni e tutta una serie di problemi che poi a lungo andare possono diventare cronici. Ora però devo fare la domanda forse più cattiva di questo nostro dialogo, e che è la seguente. Il legno è una risorsa rinnovabile, ok? Questo è pacifico, perché le foreste ricrescono, ok? Ma se, se l'edilizia venisse convertita a legno, non si corre il rischio di andare a depauperare il patrimonio boschivo italiano, oppure anche di un altro paese, di un'altra nazione, se il legno venisse importato massicciamente? Assolutamente sì. Perché, perché è importante questo binomio che si deve equilibrare in modo corretto fra ecocompatibilità ed ecosostenibilità. Perché se noi naturalmente facciamo una casa di legno, però dobbiamo distruggere il bosco, allora dobbiamo valutare se diciamo, l'azione buona non causa poi dopo indirettamente un danno peggiore di quello che noi vorremmo, esatto, perché l'esperienza mi insegna che non è così banale fare una casa in legno sostenibile, perché purtroppo non tutte le aziende produttrici hanno delle certificazioni su quella che è appunto la provenienza del legno che utilizzano per le loro strutture, e non vanno quindi a garantire che i boschi da cui hanno estratto quel legno siano gestiti in modo sostenibile. Rubler House invece ha proprio i boschi di proprietà, come vi dicevo all'inizio, essendo quindi la filiera completamente gestita da Rubler, si ha ovviamente tutta una serie di certificazioni, tra cui la certificazione PEFC, che è la certificazione più importante, che va proprio a garantire che i boschi siano gestiti in maniera sostenibile. Faccio ancora un ragionamento però riguardo a questo. Il legno è, come diceva lei, un materiale assolutamente ecocompatibile, perché nessun altro materiale da costruzione ha la possibilità di crescere nutrito dal sole e dalla pioggia, quindi sicuramente è un materiale naturale. Però è vero anche che se si facesse un ragionamento opposto, ok, non togliamo il legno dalla foresta, in realtà non si farebbe un bene alla foresta stessa. C'è proprio un equilibrio importantissimo che viene garantito da queste certificazioni, per cui per garantire la salute e la salubrità del bosco, alcuni alberi devono essere abbattuti. Quindi è proprio un ciclo completo che va curato, perché l'albero, crescendo, assorbe biossido di carbonio, quindi CO2, proprio tramite la fotosintesi che tutti conosciamo. Se l'albero continua a crescere, poi muore e marcisce, cosa succede? Che questa CO2 torna nuovamente nell'atmosfera, quindi nel ciclo di vita dell'albero, del bosco, la CO2 viene imprigionata e poi successivamente rilasciata. In un bosco invece a gestione sostenibile, gli alberi vengono lasciati crescere prima e vengono poi tagliati prima che inizi il processo di degrado. In questo modo loro hanno accumulato e stoccato al loro interno il carbonio e si evita che questo carbonio torni nuovamente nell'atmosfera. Quindi si va proprio a garantire l'accumulo di questa CO2 e che questa non venga poi di nuovo rilasciata. E in questo modo si dà anche nuovo spazio per nuovi alberi che crescono, ne accumulano nuovamente e hanno ovviamente più luce, più spazio per crescere. È proprio un ciclo. Ed è da qui che poi il processo diventa
oltre che sostenibile, è rinnovabile anche, perché poi dopo è un bosco che nel tempo si rinnova, è più efficiente, e poi i nuovi alberi faranno, rinnovano naturalmente questo ciclo virtuoso, chiamiamolo in questo modo, ma in realtà è effettivamente questo. Bene, questa qui era una domanda a cui tenevo molto, perché il bilanciamento fra ecocompatibilità ed ecosostenibilità è un qualche cosa di estremamente importante, perché per fare un esempio, noi oggi produciamo in Italia, ma in tanti paesi del mondo, tanta energia dal sole attraverso le celle fotovoltaiche. Però le celle fotovoltaiche non è un prodotto rinnovabile che si trova in natura e tutto il resto, è il frutto di un processo industriale che ha alle spalle l'estrazione di un minerale. Allora bisogna sempre bilanciare questo quadro. Adesso io non ho la risposta per questo, no? Perché ci sono poi anche dei problemi successivi come lo smaltimento. Esatto. Ancora oggi non esiste il problema dello smaltimento dei pannelli fotovoltaici, perché durano, si pensa, anche più di 25 anni, quindi non abbiamo ancora un grande numero di impianti da sostituire, tale da produrre un problema di riciclaggio dei rifiuti piuttosto che di stoccaggio, di smaltimento. Però questo problema bisogna porlo, perché inevitabilmente negli anni a venire tutti questi impianti esauriranno il loro ciclo produttivo, quindi dovranno essere sostituiti magari da altri, e quindi questo genererà rifiuti che dovranno essere smaltiti correttamente. In più dobbiamo sempre valutare l'estrazione dei minerali che servono proprio per creare le famose celle fotovoltaiche e bilanciare bene, perché altrimenti si corre il rischio che magari in determinati paesi si produce tanta energia rinnovabile, si sprigiona meno CO2, però allo stesso tempo facciamo un danno magari in un altro paese, e quindi se non c'è questo giusto bilanciamento non ci troviamo bene. E lo stesso discorso che facevamo prima, no? Quindi il ciclo del legno è un ciclo che gestito bene, se governato bene, può essere un ciclo che diventa addirittura virtuoso per quanto riguarda la gestione dei boschi e delle foreste. E naturalmente tutto dipende sempre dalle aziende a cui ci si affida, perché come in tutte le cose ci possono essere aziende che lavorano correttamente e aziende che no. Anche dal punto di vista dei manufatti, no? Perché spesso magari fra i pregiudizi legati alle case di legno non c'è soltanto il famoso incendio, no? Ma c'è anche, diciamo, un pregiudizio forse un po' minore, ma che è abbastanza diffuso, che dire: vabbè, ma io non posso andare ad abitare nella capanna di zio Tom. Cioè, non è assolutamente così, ecco. Quindi chi magari immagina che la casa di legno... Ecco. Anche quella, guarda in casa. Ecco, appunto, chi magari può immaginare che la casa di legno possa essere, voglio dire, qualcosa di più simile ad una capanna? Assolutamente non è così. Per sfatare questo mito, io vi mostrerei qualche nostra referenza, se non è un problema. Assolutamente, molto volentieri. Ho un breve video in cui abbiamo raccolto alcune delle nostre ultime realizzazioni in tutta Italia, così da lasciarvi con qualche immagine per, ecco, raccontare meglio con foto piuttosto che a parole quello che è le nostre costruzioni, ecco. È giusto. Allora guardiamo il video, così lo commentiamo alla fine, e poi un'ultimissima domanda, e io sto approfittando del suo tempo, e lei ce lo sta offrendo molto generosamente, di questo qui la ringrazio. Vediamo il video. Bene, devo dire che sono delle realizzazioni di cui andare veramente orgogliosi, perché
cioè non siamo nel campo delle capanne di zio Tom, ma queste sono delle strutture assolutamente proprio belle, belle, architettonicamente ben fatte, gradevolissime da vedere. E questo non è un aspetto da trascurare, perché la qualità della vita è determinata anche dalla bellezza e dalla tranquillità del luogo in cui uno si trova, no? È pacifico che abitare in una casa che ha dei problemi, questo abbassa la qualità della vita, no? Del vivere quotidiano. Però è importante anche l'ambiente circostante, oppure anche il quartiere, perché se io mi trovo ad abitare in un quartiere completamente fatiscente, è chiaro che anche la mia qualità della vita si abbassa, il mio morale si abbassa. Vivere invece in una struttura anche bella da questo punto di vista aiuta molto. Davvero complimenti. E questo si lega tantissimo all'ultima domanda che io vorrei porre, okay. E che è una domanda anche importante, no? Mm-hmm. Allora, il costo di costruzione di una casa di legno come si posiziona rispetto ai costi di costruzione con cemento, ferro, mattoni? Per dirla in modo spicciolo, è una roba da ricchi oppure si può trovare spazio anche fra le persone comuni che decidono di costruire una casa? La costruirsi casa è, credo, il sogno della maggior parte di noi italiani. E costruirsi una casa con Rubner non è un sogno per pochi, perché offriamo la possibilità di realizzare la propria casa a tutti i nostri clienti. Io, come tutti i miei colleghi, consulenti tecnici e commerciali, abbiamo un approccio con i nostri clienti già dalla fase iniziale, in cui definiamo insieme ai nostri clienti quello che è anche la loro idea di spesa, quindi il budget che hanno, che vogliono mettere a disposizione di questo loro progetto. E andiamo di conseguenza ad agire in modo tale da rientrare in quello che è il loro budget. Diciamo che tendenzialmente il costo di una struttura in legno è paragonabilissimo a quello di una struttura in cemento armato o muratura. Ovviamente parlo a parità di prestazioni. Spesso mi capita che quando io porto un preventivo inizialmente, il mio possa sembrare un pochino più alto rispetto a un preventivo con altre tecnologie costruttive. Ma il nostro prezzo è quello, non esiste l'inconveniente di cantiere. Esiste un prezzo fisso per tutta quella che è la nostra parte di struttura, impianti e anche finiture che possono essere scelte già in fase iniziale. Quindi il prezzo rimane esattamente quello, cosa che purtroppo non avviene praticamente mai con altri tipi di costruzioni. Quindi a chiusura del viaggio, a chiusura del cantiere, io onestamente credo che costruire una casa in legno sia anche più conveniente. Bene, sono veramente contento di questo nostro dialogo e penso che saranno contenti anche le persone che ci ascolteranno. E nel contesto di questo workshop che sta parlando di ambiente, di ecocompatibilità, di ecosostenibilità, e naturalmente l'argomento case di legno è quella che potrebbe essere in futuro una auspicabile conversione dell'edilizia verso appunto al legno, perché per tutte le ragioni che abbiamo spiegato, anche perché l'industria del cemento, del ferro, dei mattoni è un'industria pesante, energivora, che rilascia nell'ambiente non soltanto CO2, considerando che oggi il problema del cambiamento climatico è quello più urgente, ma rilascia anche tutta una serie di inquinanti che invece la filiera del legno per sua natura non ha. Non so se dico bene che la maggior parte dei macchinari, ad esempio, che vengono utilizzati per la lavorazione del legno possono andare ad energia elettrica, e l'energia elettrica può essere prodotta in modo assolutamente sostenibile. E considerando poi il caso specifico vostro, ci troviamo, voglio dire, in una zona ricchissima di acqua, dove la produzione di energia idroelettrica è una produzione molto importante e che quindi rende la costruzione in legno ancora più sostenibile.
Confermo assolutamente tutto ciò che ha detto. Bene, allora io non posso fare altro che ringraziarla davvero. Siamo stati in compagnia della dottoressa Claudia Dei, che è ingegnere tecnico commerciale della Rubner House. Lei opera a Pontedera in provincia di Pisa. Grazie, Perfetto. grazie mille e a Grazie a tutti presto voi per risentirci. l'attenzione. Vi auguro un buon proseguimento nel vostro workshop. Grazie Buona mille. giornata. Grazie. Bene, siamo veramente alle battute finali. Grazie a Claudia Dei, anche se purtroppo sarebbe stato molto bello averla qui e fare questa intervista magari sul palco, però purtroppo da Pontedera fino qui la Calabria, diciamo, è lontana, come è lontana anche Pontedera, allora ci siamo potuti accontentare di farla in questo modo. Io specifico di nuovo che non sono in conflitto di interessi, non lavoro per Rubner, per questa intervista non mi hanno pagato e non mi pagheranno, non prendo provvigioni, ok? Ecco, è soltanto dettato dalla passione. Questo approfondimento però ci tengo a farvi sapere una cosa, un approfondimento di un certo livello, non diciamo di livello universitario, ma quasi. Ed è costato circa un mese di lavoro fare questo approfondimento, perché c'è tutto quanto un lavoro che è stato fatto dietro, eccetera, eccetera. Io voglio far chiudere il nostro workshop di oggi, che continua nella giornata di domani. A proposito, la giornata di domani si svolge così: visita guidata a casa mia, su casa Rubner, dove andremo a vedere tutta una serie di cose. Andremo a vedere le caratteristiche costruttive del legno, lo si potrà toccare, si può appoggiare proprio la mano sulla casa. Vi voglio far vedere l'intreccio delle travi per farvi capire com'è che è concepita per la resistenza sismica. Penso che io sono rimasto molto impressionato da quelle immagini di un sisma 8 della scala Richter, cioè qui da noi non rimarrebbe nulla in sostanza, le case di legno restano in piedi, non ti cadono in testa. Magari dopo le devi abbattere perché si sono rotte tutte e le devi ricostruire, ma la cosa importante è che la casa non ti cada sulla testa. Vedremo domani anche, non è sufficiente, in operazione di rottamazione edilizia non è sufficiente fare una casa di legno. Se uno vuole fare un'operazione completa e fare in modo che il proprio passaggio sul pianeta Terra sia un passaggio che lasci un'impronta la minore possibile per fare in modo che questo pianeta e l'umanità abbia un futuro più lungo di quello che noi abbiamo progettato con la vita odierna, perché il futuro di questo pianeta, no, mi sono espresso male, non è il futuro di questo pianeta. Come dice Tozzi, il pianeta Terra non ha assolutamente bisogno degli umani, siamo noi che non abbiamo bisogno di questo pianeta, è un concetto diverso. Molto probabilmente l'umanità si estinguerà e il pianeta Terra continuerà ad avere una sua evoluzione. Quindi se noi vogliamo garantire l'esistenza dell'umanità per un lungo periodo, sicuramente la strada che abbiamo imboccato oggi è quella sbagliata e dobbiamo fare tante, tante, ma tante correzioni. Quindi porsi il problema di come lasciare l'impronta meno impattante possibile sul pianeta Terra è l'unica cosa che può garantire questo futuro. Ed è una delle cose che magari vale la pena quando uno arriva ad una certa età, si volta indietro e magari fa un po' un bilancio della propria vita, no? Forse questa è una delle cose che può dare veramente grande soddisfazione nel dire: magari ho vissuto una vita dove ha rispettato il posto dove io ho vissuto, poi per i credenti si trasformerà in un'altra cosa, per i non credenti si trasformerà in niente, per i diversamente credenti si trasformerà in un'altra cosa ancora, questo è un discorso diverso, però va bene così. Quindi dicevo, non è importante, cioè è importante la conversione della ferrocemento e mattoni verso il legno, però non è sufficiente. Domani a Caletto vedremo per esempio un ciclo virtuoso delle acque. Le acque possono essere catturate e possono essere immagazzinate per farne quale uso? Anche il risparmio dell'acqua è importante, però qui ci dobbiamo capire bene. È assolutamente sbagliato e fuorviante il concetto secondo cui noi dobbiamo risparmiare l'acqua perché ci sono i paesi africani che non ce l'hanno. Non è così. Perché il tubo dell'acqua da qui fino a quei paesi non si può mettere. Quindi è un discorso fuorviante.
Perché però dobbiamo risparmiare l'acqua? Perché anche il ciclo dell'acqua ha un suo equilibrio, quindi meno andiamo ad incidere sulle falde, più questo equilibrio è duraturo e può essere preservato nel tempo. Non per il fatto che lì manca l'acqua, allora mettiamo un tubo lungo lungo da qui e portiamo l'acqua là, perché non è così. Magari con altre cose ci possiamo, diciamo, rallentare il cambiamento climatico e fare in modo che lì ci sia più acqua, no? Questo è un concetto e un discorso diverso. Allora, anche risparmiare l'acqua potabile è interessante. Non so se voi sapete che circa il 40% dell'acqua potabile non la buttiamo nei water, che poi scaricano la fognatura, che poi in Calabria finisce a mare e non ci possiamo fare nemmeno il bagno. Allora, un ciclo virtuoso delle acque è fatto così: io recupero dalle grondaie l'acqua e la metto in magazzino, faccio un doppio ciclo e quest'acqua la mando ai water. I water scaricano nella IMOF, nella vasca IMOF, che fa il primo trattamento, diciamo, delle acque nere e delle acque grigie, però noi non li scarichiamo nella fognatura, ma li mandiamo in un lettino di fitodecorazione, dove ci sono una serie di piante che assorbono la parte organica, e l'acqua che resta, che vi faccio vedere domani, serve per innaffiare le piante del giardino. Questo è un ciclo virtuoso delle acque. E poi tutta un'altra serie di cose che vedremo domani. Mi taccio, perché altrimenti vi faccio un nuovo convegno e non è il caso, perché siete stanchissimi, siete stati coraggiosissimi a restare fino alla fine, ma avete seguito pure l'intervista di 40 minuti. Brevemente un intervento a Giampaolo Pisani della Rubner, che chiude questo convegno e poi ci vedremo domani. L'appuntamento è, per chi non conosce dove è casa mia e di Riccardo, l'appuntamento è alle ore 15 allo svincolo autostradale di Falerna. Dove c'è la rotonda, c'è un parcheggio di fronte alla rotonda, ci troviamo lì alle ore 15 e poi tutti insieme si va a Cleto. Per chi conosce invece dove sta casa nostra, come Annalisa per esempio, direttamente a casa nostra alle ore 16. Ok? Prego Giampaolo. Noi in Galatia siamo presenti da 35 anni. Così diventa la verità. Siamo presenti, siamo presenti in Calabria, veramente io seguo la Calabria da Sicilia e la Calabria da oltre 35 anni. Abito in una casa dove c'è l'ufficio, che è l'ufficio Rubner, una casa che da la durabilità della casa è una casa di 35 anni. Quanti? 35. Tu abiti in una casa di legno da 35 anni. Io faccio il finto sorpreso, ma sta cosa la so, perché ci sono stato. E il numero di case di legno spesso si pensa che sono poche, ma noi come non facciamo tanta pubblicità perché è più un passaparola, ma in Calabria abbiamo oltre 440 case rubinate montate, in Sicilia 750-760 case montate. Una delle più vecchie, diciamo vecchie, che è montata in Calabria, a Donnici, provincia di Cosenza, è una casa che ha superato i 52-53 anni. Abitata tuttora, va benissimo. Poi in Sira abbiamo tante altre case che hanno superato i 40, a Morcone, a Camigliatello, case che hanno superato ormai i 45, 46, 47 anni. Questa è per la durata delle case che costruiamo dappertutto, costruiamo tanto a Siracusa, a Ragusa, che sono le regioni più calde d'Italia, le città più calde d'Italia, e con i materiali bio, quelli che usiamo noi, abbiamo uno sfasamento elevato, sfasamento del tempo che impiegano gli rossa di scaldare le pareti. Con cemento abbiamo circa 3 ore e mezzo 4 con la costruttura tradizionale, si migliora un po' col cappotto, ma si porta a 6-7 ore, quando noi costruiamo già con uno sfasamento di 14 ore. Come questo dice lunga sulla tenuta termica e il comfort abitativo della casa. E oltre a questo, non so se c'è qualche domanda. C'è qualche domanda? Siamo anche qua, spesso si pensa al nord, ma a Catania siamo in progettazione con una torre di 12 piani. Fantastico. Che sarà addirittura verde all'esterno. Fantastico. Posso farle una domanda? Prego. Perché molti fanno la domanda sulla manutenzione rispetto a una casa tradizionale. Per quanto riguarda la casa, allora, le case attuali Rubner, che sono intonacate, si può dire che ormai 8 su
10 sono intonacate, addirittura è più lunga perché dato che usiamo dei materiali completamente biotraspiranti, dunque l'intonaco non viene sottomesso a invecchiamenti, o dunque un intonaco di qualità tipo quello che noi usiamo Gusto, e con questo diamo 30 anni di garanzia noi sulla casa, senza manutenzione, la di pure qua, in effetti, sulle case in cemento vi danno 10 anni di garanzia, noi diamo 30 anni di garanzia, vuol dire tanto. Comunque le case intonacate non hanno bisogno di manutenzione reale. Il legno non è che ha bisogno di manutenzione, ma il legno è protetto da un impregnante. L'impregnante viene corroso, viene consumato, l'impregnante, non parlo del legno, viene consumato dai raggi UV, e dunque bisogna passare l'impregnante. Dunque su una casa di legno come la mia, come la tua, ogni 2 anni va passata una mano impregnante, ma più o meno su una casa come la tua una spesa di 6-700 euro biennale è minima. Perché se uno sono fatta da sé come sono imparato a fare io, quasi tutti sono fatta da sé, sono di 300 euro ancora di meno. Si vede la casa sempre viva e la manutenzione è veramente minima, e non ci sono poi in seguito, come sulle case in cemento, le grosse manutenzioni che costano migliaia di euro. Da noi è questo, in 10 anni sono circa 5 manutenzioni, 5 passaggi di impregnati. Ma ripeto, su quel legno massiccio che noi tuttora costruiamo, abbiamo sempre cominciato con quello e continuiamo a costruire. Ma sulle case intonacate, con le tecnologie della X-Lam, la manutenzione è zero, solo se ci sono delle parti di legno vanno impregnate, non è niente di voglio aggiungere, costruiamo completamente il legno, completamente il bio, come diceva Claudia, noi usiamo solo legno, fibre, legno e sughero, non usiamo polistirolo e altri materiali PVC per le finestre e non usiamo solventi. Ci distinguiamo con le case blockhouse come la tua, come la mia, perché sono completamente in legno, addirittura un bilancio, dunque neanche le colle, non abbiamo neanche le colle, non usiamo colle, quasi tutti incastri legno-legno. Sì. Io ricordo quando c'è stata proprio la costruzione, ma anche delle fotografie, ci sono questi listoni, no, di legno lamellare, che si incastrano uno sull'altro, e poi c'erano dei cunei, perché sì, mi ricordo gli operai con questi cunei in legno che battevano per farlo entrare. Per tenere le travi strette una con l'altra, evitiamo proprio di usare, quanto è possibile, in base alla zona sismica, di usare delle congiunzioni, delle giunzioni in acciaio. Dunque cosa facciamo? Si crea un doppio incastro a colle di rondine nel legno massiccio, che non è la vera bilancia, vuol dire sì, o colla quasi seca, sì, e comunque non assorbente. E stagionando questo pugno, portando l'essiccazione a circa 3-4%, e l'abete, che è un'essiccazione maggiore, cioè un po' più di umidità, nel momento che cede l'umidità i pugni gonfiano e tengono legati la trave. La faccio io una domanda, i tarli questa è una domanda che rispondono pochi, so già che molti si incastrano anche la ruba, dunque questo noi lo sappiamo bene perché abitando le case in legno abbiamo. Intanto non è il tarlo che ha il tarlo conifero, ma il capricorno delle case. Per fortuna noi non abbiamo altri insetti che sono fuori, da noi non abbiamo, da noi quello che fa più danni è il capricorno delle case. Il capricorno delle case, che produce un foro di circa 4-5 mm, il tarlo è una cosa completamente diversa, che ripeto attacca più le sedie, più altri materiali. Dunque vive nel legno, mediamente la vita di un capricorno delle case che in forma di larve è di circa 11-12 anni, poi deposita le uova nelle larve, diciamo, e muore, questa è la vita. Ma quello che spesso non sanno, non è quando depone le uova, non va su un materiale essiccato e trattato, dunque la maggior parte, quello che si conosce, i danni provocati in Calabria nelle travi in castagna, ad esempio, che sono milioni di danni, di euro di danni ogni anno prodotti dal capricorno delle case, viene fatto perché non è che va a deporre le uova, è perché c'è già nel tronco, e comunque uscendo deve trovare va a cercare un tronco non essiccato al 7-8% e sicuramente non trattato. Dunque vuol dire che la trave che viene attaccata c'è già il capricorno.
Questo l'abbiamo superato, in effetti quando parliamo di fare palazzi, stiamo facendo costruzione, torri di 12, 13 piani, immaginate una struttura di questa, si è pensato già a questo, a Cosenza abbiamo tante chiese, ponti, ponte di rende, chiese, tutte fatte di legno, non si va a spendere tanto, comunque investire se c'è un problema di capricorno delle case. Come viene eliminato? Ma semplicemente, perché quando dicevo casa tua e Bilam, immaginate un tronco in legno, non può essere essiccato interamente perché per la dimensione che c'è non può passare l'essiccatoio, dunque viene tagliato in due fette, in tre fette, viene passato all'essiccatoio, dunque portato a un'umidità 7-8%, superi 100 gradi, dunque tutto questo, facendo questo ciclo di essiccazione, tutte le larve che ci sono dentro muoiono automaticamente. Nel momento che poi vengono incrociati, rimessi insieme e trattati, non c'è più il capricorno, né viene attaccato dal capricorno nelle case. Comunque questo, la casa in legno, ormai che la struttura lamellare viene attaccata, non è vero, non viene attaccata, è che c'era già all'origine, quando viene tagliato l'albero. È un grosso problema in Calabria, perché le foreste, non viene sfruttato il conifero per l'edilizia da noi, ma solo il castagno, e non è trattato, addirittura è malato, non è essiccato e non viene trattato dopo, ecco perché ci sono tutti questi danni di queste case. Non abbiamo questi problemi sulle nostre case, certo. Tutte le case costruite ormai da 25-30 anni non hanno più questo problema. Qualche altra domanda? Pure considerazione? Rita, Lisa, Antonio? Antonio, tu sei un tecnico, non so se sei stato stimolato in qualche curiosità che vuoi soddisfare. No, mi conoscevo, già a Cosenza. Le cupole, sì, abbiamo iniziato. Le casette, gli uffici, non so, questo li hanno già realizzato. Sì, sì. C'era una villetta. Dove? Sopra i Vannelli abbiamo, sono 5 case adesso. Una la conosco, l'altra. Sì, la prima, diciamo. Una delle prime è Concetta. Sì, Concetta. È una delle prime. Sì. Poi abbiamo fatto tutte le altre sopra la stazione. Sta andando verso decollatura, sono tante case, almeno 5 case. Molto bene. Allora, io ho mantenuto la promessa che chiudevamo prima delle 19 come era previsto, e infatti così si è verificato. Abbiamo guadagnato anche 10 minuti. Vi ringrazio tantissimo, siete stati molto coraggiosi a stare con noi tutte queste ore. Del resto era un workshop, quindi era un momento anche di studio. Spero di avervi reso queste ore le più leggere possibili, ci vediamo per chi vorrà e per chi potrà naturalmente domani.